Thank you.
E buonasera a tutti, regà, bentornati in questa nuova live del mercoledì pomeriggio con i Crunchyroll Anime Awards 2022. Finalmente, e dico finalmente, riusciamo a vedere questi cazzo di Anime Awards all'orario in cui escono. Mo, non so se ci faranno una live, non so se l'annuncio avverrà subito, non so come gestiranno questa edizione del 2022. Sta di fatto che gli anni scorsi, se vi ricordavate, uscivano ad orari improponibili, uscivano alle 3, alle 4, alle 5 di mattina, cosa che mi ha sempre impedito di portarli in live, ma questa volta siamo riusciti finalmente a fare questi cazzo di Anime Awards in live. Detto questo, buonasera a Joele, Marco, Fedez, Sirion, Dragon, Shin, Anime Life, Spidey, Alitinator, Marco Carpio e tutti gli altri. Allora, per quanto riguarda l'evento, effettivamente non c'è la sicurezza che lo faranno. Che lo faranno in realtà. Cioè, quindi adesso, ad esempio. Oddio, mi sa che. Lo sapete che mi sa che non faranno l'evento? Sinceramente, ho questo dubbio. Ho questo dubbio. Fatemi controllare un attimo. Il che è abbastanza triste, perché vuol dire che probabilmente. Cioè, la live non durerà molto perché saremo noi a dover vedere i risultati. Però, cazzo, a me piaceva l'evento. Sul sito ci stanno già tutti. No, non lo fanno, raga. Niente evento questa volta, vi faccio vedere. Cazzo, però, era proprio bello l'evento. Nel senso, cioè, era figo. Era figo. Ma non so perché a sto giro non l'hanno fatto, però come potete vedere, gli anni scorsi, all'orario, insomma, che dicevano loro, facevano proprio un evento dedicato tutto appunto agli awards, e a sto giro niente, a sto giro non... sì, nessun evento. Guardate proprio com'erano quelli degli scorsi anni. Facevano all'inizio una mezz'ora di pubblicità, di preparazione, poi andavano a far vedere tutti, facevano anche vedere tipo le... come si dice? Facevano vedere i punti di vista dei vari doppiatori, di vari ospiti importanti e tutto quanto, e poi guardate qua, c'erano i doppiatori di ReZero, cioè era figo, parliamoci chiaro, era un evento figo che mi sarebbe tanto piaciuto vedere in live, ma mi sa che quest'anno ce la becchiamo in culo, ce la becchiamo. Quindi, che succede? Che succede? Niente succede. Sì, a te piaceva, ma pensa io, povero stronzo, alle 4 di notte assorbire merda e trash taster. È vero, pure questo è vero, assolutamente. Comunque adesso accedo allo streaming di gruppo con Arcanthos. Oddio, come si faceva? Avvia squad stream. Lo faccio da qua. Inviti. Oh, a posto, ci sto. In teoria ci sto. Quindi sto nello squad stream di Arcanthos, adesso gli darò l'infausta notizia, che purtroppo i risultati li sappiamo già, e ripeto, è un po' triste, peccato, mi piace. Cioè, più che altro era un evento che loro facevano ogni anno, negli ultimi 3 anni, quindi non lo so, pensavo che anche quest'anno avrebbero fatto la stessa cosa, ma a quanto pare no, purtroppo a quanto pare no. Quindi vabbè, a breve scopriremo chi vincerà, chi vincerà, quindi aspettiamo. Che palle, devo uscire dall'all mod site. Sì. Quindi vediamo un attimo, aspettiamo Arca. Comunque, parlando appunto dell'evento di oggi, niente, adesso andremo a vedere tutti e 19 i vincitori delle varie categorie, li commenteremo e pian piano stileremo, come dire, la nostra classifica dei punti, perché appunto, se vi ricordate, abbiamo fatto una scommessa con Arcanthos in merito alle 19 posizioni, adesso la rivedremo insieme a lui questa lista prima di cominciare e capire un attimo chi ha vinto. Eh sì, hanno buttato i risultati, Cedro, hanno proprio buttato in faccia tutti i risultati senza far vedere nessun tipo di evento. Che ripeto, per carità, era un evento a tratti anche cringe e tutto quanto, però era carino. Cioè, guardate che ne so 3 anni fa cosa avevano fatto. Cioè, 3 anni fa avevano fatto proprio una cosa caruccia. Proprio quando ancora non c'era il Covid, tia, guarda, ammazza, guardate questa. Avevano fatto, cioè, un evento con ospiti in studio, c'erano... Ok, questo qua non mi ricordo in realtà. C'erano tipo tutti gli anime youtuber, addirittura c'erano Connor, The Anime Man, tutti questi qua che votavano e davano le loro opinioni sui vari anime che vincevano. C'era anche qualche mangaka, qualche regista di anime. Cioè, era proprio una cosa fatta bene. Quindi mi spiace più che altro che non hanno avvisato, nel senso io non ho letto da nessuna parte che non ci sarebbe stato l'evento. Proprio da nessunissima parte. Quindi mi sa che nemmeno su YouTube sta. Troppi pochi premium per le casse di Crunchy. Guarda, secondo me il problema potrebbe essere stato che
l'acquisizione di Sony ha scombussolato un po' le carte in tavola. Cioè, da quando l'ha acquisito Sony, secondo me ci sono stati vari casini che non gli hanno permesso di portare i Crunchyroll Awards. Magari non sono riusciti a organizzarsi, magari non hanno voluto quelli di Sony fare i Crunchyroll Awards. Però vabbè, ci becchiamo i risultati così, non è un grosso problema. Era carino, sicuramente meglio di questo. Lo so, pure io infatti speravo di fare una. Cioè, di iniziare la live alle 6. L'abbiamo iniziata alle 6 proprio per evitare la mezz'ora di pubblicità iniziale. E poi vederci l'evento in live. Sapete già i risultati? Possiamo sapere i risultati? Io non l'ho ancora visti, ovviamente, perché sono usciti adesso. Però possiamo sapere già i risultati. Quindi, mo' appena Arcanthos avrà startato la live e fatto tutto, ci sentiamo. Gli spiego la situazione e vediamo un attimo come fare. Però sì, sono un po' triste, sarò sincero, sono un po' triste di questa cosa. Ah, vediamo un po' i vincitori delle edizioni passate, grazie anche a Latchan per il follow. Quali manga hai messo? Quali manga lo vedrete? Anzi, è vero, ve lo posso far vedere. Mi sa addirittura che lo faranno così, ma che cosa triste. È proprio una me... Cioè, spero che almeno un video. Non chiedo molto, un video. Almeno un video possono metterlo, dai, per farceli vedere questi risultati, perché sarebbe veramente triste. Sarebbe veramente triste. Vabbè. Vi faccio vedere i manga che ho messo nella cosa. Al volo. Non che io vinco, ovviamente, perché è impossibile che vinco, però comunque l'ho fatta così per dovere di cronaca, cioè di cronaca, ciao. Per dovere morale, perché insomma è giusto che anche io faccio la lista, anche se so già di aver perso. I nostri award hanno fatto meglio, è vero, è vero. Allora, la mia lista è la seguente. Ho voluto includere nella wishlist tutti i tre volumi di Darling in the Franxx, che è una serie che volevo recuperare da parecchio tempo, della Star Comics, e appunto l'ho voluto mettere tutti e tre. Poi ho messo il box di Bunny Girl Senpai, ho messo Mushoku Tensei, vari volumi, oddio questo qua costa, oh, mi sono, vabbè. Ho messo il 4 di Mushoku Tensei, anche se a quanto pare c'è la spedizione, ma vabbè. Ho messo Kaguya-sama e basta. Ho messo queste cose, cioè, come dire, a conti fatti sono queste le cose che mi servono, quindi nonostante gli altri consigli che mi avevate dato, Berserk, My Hero Academia e tutto quanto, ho detto vabbè, almeno queste serie hanno pochi volumi, quindi ci può stare come cosa. Sì, il manga di Darling è abbastanza esplicito, ma lo compro per questo. Lo compro per questo, ovviamente. Vabbè. Per la trama, è ovvio, ragazzi. Per cosa lo compri il manga di Darling? Per la trama, ovviamente. Volevo andare ad aprire la scheda delle nomination per capire chi avevo votato, ma mi dà errore. No, non puoi più vederlo chi hai votato. Non puoi più vederlo. Hai messo Blue Period? No, non ho messo Blue Period nei manga, sinceramente. Comunque, vediamo un po' ad Arca quanto manca. Per la storia profonda, esattamente, esattamente. Comunque avvisatemi appena Arca ha finito, che non mi va di stalkerargli la live. Per esempio, che ne so, nell'edizione di 2 anni fa, del 2020, anche c'era stata una cosa carina, perché avevano fatto un'edizione con la VTuber di Crunchyroll, con Ime. Cioè, guardate quant'era carina questa. Con Ime e non solo, c'era anche... capito, c'era questo tizio qua, che dovrebbe essere tipo un wrestler, che presentava. Cioè, era molto figo. Dai, no, io me la ricordo veramente che era una bella edizione. Guarda qua Connor, guardate Connor. Cioè, era veramente una bella edizione quella del 2020. Mi era piaciuta proprio tanto. Proprio tanto, tanto, tanto. Ah, mi sta cercando, ok, scusatemi. Non pensavo. Chiamiamolo. Chiamiamolo. Vabbè, lo sto chiamando, però ha il non disturbare, quindi aspettiamo un attimo che risponda. Cioè, capito, facevano tutti i video, dicevano gli ospiti cosa avevano votato, parlavano dell'anime. Durava tanto, perché durava tanto, però era bello, era proprio fatto bene. C'era anche la chat a destra per capire cosa pensava un po' la community internazionale di Crunchyroll, quindi era un bel evento. Domani niente persona? Purtroppo sì, cazzo, purtroppo sì. Ti confermo questa cosa. Niente, Arcanthos mi ignora, non mi risponde. Ci sto. Quando ancora seguivo la WWE. Eh sì, eh sì. Si facevano vedere anche i tweet delle persone famose, o comunque le persone che avevano anche lavorato alla serie. Era figo, era figo. Buonasera. Oh, buona... Mi sente? Buonasera, mi Secondo! sente? Sì, seconda! Oh, eccoci qua. Buonasera, buonasera. Ti sento. Ma lo sai che ti posso dire una cosa? Io Siamo vedo già stati i scammati. risultati.
Siamo stati scammati. Sono Cioè, già nel usciti, senso, sì, vero? non li far vedere, cioè, nel senso, non No, li no, vedere no, non li ho tutti. ancora visti, non li ho ancora visti. No, Cioè, ma per esempio, hai aperto il semplicemente. primo? Per esempio, hai aperto il primo? No, considera, purtroppo non hanno fatto l'evento e io di questa cosa non avevo letto da nessuna parte, quindi siamo stati mezzi scammati, nel senso, i Non la risultati sono fanno la usciti, live? non fanno la live. Ma è ufficiale, hanno scritto che non la fanno. E io non l'avevo letta questa cosa da nessuna parte. Sono andato sul loro Twitch e non stanno facendo un cazzo. Quindi palesemente Ma non non era c'è la alle 18, non live. era alle 18:30? No? E io davo. No, no, no. I Ah, risultati venivano annunciati alle 18. Però in teoria pensavo che la live ok. E dovrebbero ma fare la infatti qui ci live. stanno, cioè Mentre. ci sta la live dell'anno scorso, quelle 2 anni fa, queste magari non la fanno mo. Non è che Secondo l'abbiano me così. ho pensato Prego. che. Ma guarda, se vai su Crunchyroll Collection, hanno annunciato i vincitori. 2022 Anime Awards Winner. Ci sta proprio un video da Ah, 1 minuto e quello lo dobbiamo 50. vedere. 1 minuto e no, ma è 1 Lo minuto e guardiamo alla fine però 50. il video, lo guardiamo alla fine il Lo vediamo video. alla fine. Annunciano tutti i vincitori, annunciano. Quindi. Che Ah, è palle. vero. Che Che coglioni però. palle. Cioè, una volta tanto che l'avevamo organizzata per bene. No, l'avevo organizzata bene, ma poi sarebbe stato un bell'evento vedere in live questa cosa. E poi ripeto, io non l'ho letto da nessuna parte che non ci sarebbe stato l'evento. Hanno usato tutti i soldi per comprare AOT. Lo so. Mamma mia, Purtroppo. che ansia, che ansia. Quindi niente, sarà una cosa più veloce del previsto a quanto pare. Penso che la live la finiremo, boh, alle 7:30 a sto punto, dato che non No, c'è da vediamo, vediamo, fare. vediamo. No, io ho tanto da commentare per ogni posizione. Per, cioè, Infatti, voglio. quindi. Io ho detto già, mi incazzo. Tanto lo so già che mi incazzo oggi. Lo so, lo so, lo so. Allora, intanto, prima di cominciare, direi di fare una carrellata di quello che avevamo scommesso. Quindi Io non rivedere. ricordo, quindi mi fiderò di te. Sì, no, guarda, l'ho messo in live da me, se volete controllare, e appunto, tanto vabbè, la live è condivisa, dovrebbe aver funzionato la cosa della condivisione. Sì. Sì, E quindi niente, queste qua sono tutte le posizioni, come miglior film. Aspetta, o lo vediamo mentre vediamo le posizioni. io direi mentre vediamo le Mentre vediamo le posizioni, dai. posizioni. Tanto, raga, cioè, non è che non le ho cambiate queste cose, perché la live, se la volete recuperare, sta su YouTube, la live che abbiamo fatto 2 settimane fa. Di certo non mi metto a fa cazzate, tipo cambiare le posizioni, non vi Beh, preoccupate, quindi. ovviamente se hai vinto tu vuol dire che le hai cambiate, no? Esatto. Però vabbè, abbiamo la prova comunque live, quindi non dovrebbe esserci problemi. Allora, quindi niente, cominciamo a quanto pare. Quindi vediamo un po'. Allora, prima io direi di togliere la condivisione, nel senso. Aspetta, fammi andare. L'ansia, l'ansia. Ups, un secondo. Andiamo con Via calma, questo. passiamo. Andiamo a vedere pure quelli là inutili. Miglior doppiatore russo. Sì, vediamo pure E quelli, vediamo pure quelli. poi Allora, non mi prima fa vedere di le far vedere liste. la cosa, perché sai cosa? Mi sa che inizia dal primo vincitore. Cioè, mi sa che Io inizia dal sono su vincitore. vincitori del 2022 che mi dà proprio i click. Posso fare il Ok, click su cioè. ogni cosa dal sito di Crunchyroll. Ah, ok, aspetta, il vincitore è in primo Esatto, piano. e poi vai su vincitori del Ah, scopri 2022. tutti i vincitori. Anche lì, io però in alto tengo scritto informazioni, vincitore del Oddio. 2022 delle edizioni passate. Perfetto, perfetto, nel Qua ci senso. sta Ah, il mio perfetto, ok, ho click, fatto, ho fatto, ho vedi? fatto. Allora, guarda, fai una cosa. Perfetto. Io sono in questa pagina qui, dove fa vedere questa schermata pronto per i Io risultati. l'alto, Scusatemi. sì, Ok, sono. e io mi è capitato anime dell'anno come prima cosa, ma ovviamente l'ho oscurato subito, quindi non ho visto qual è. Ah, tanto io devo ancora cliccare, cioè, cliccherò sul miglior doppiatore russo fra poco. Ok, aspetta che sposto la mia chat, così facciamo. Perfetto, così va bene. Allora, quindi pronti per i risultati? Clicca sull'icona della categoria per vederne il vincitore. Ricordiamo che sono 19 categorie, ricordiamo che in palio abbiamo ben 20-25 euro di manga che il vincitore, quello che azzeccherà più categorie tra me ed Arcanthos, appunto si beccherà. E niente, va bene, a te la parola, con cosa vogliamo iniziare? Miglior doppiatore russo, dalla fine partiamo. Sì, mi sa che questi qua non li abbiamo votati, però No, ti dirò. no, li mettiamo giusto per perdere Ah, li vediamo tempo. così, allora vai, miglior doppiatore russo, ok, ci clicco. Ok. Oh, Ah, Islam Kanzev! questa. Ma voglio Grande ascoltarlo, Islam! però. Voglio Non te lo fa. ascoltarlo. Ma più che altro. Ah, c'è scritto guarda, però. Ah, guarda, mi sa che ti porta a far vedere. No, su Ti porta a Crunchyroll, no, vedere. vabbè. Cioè, però, raga, capite che non c'è nemmeno il video. Ma quanto può essere triste questa cosa? Non fanno nemmeno vedere il Beh, video. il video, da quanto ho capito, mo l'hanno caricato, è proprio un video da 2 minuti dove stanno i vari Solo i vincitori con la vincitori, sì, musichetta quindi. figa. Ah, è vero il Sì. pronostico, scusatemi, scusatemi. È vero, vero. Faccio partire il pronostico per chi tra noi due vince, così. Ah, è vero, hai ragione, un Chi bel vincerà pronostico. secondo voi? Io mi sento molto Anime sfortunato. Arcanthos. Ok, lo faccio durare
10 minuti, così hanno il tempo per votare. Facciamo sto pronostico, tanto per adesso nessuno sa i risultati, quindi a posto. Ok, quindi vabbè, miglior doppiatore russo, ma in realtà, cioè, russo, tedesco, portoghese, francese, spagnolo, potremmo pure... Tedesco Gocio, no, ma io più che altro per vedere se è veramente una questione di doppiatore o perché semplicemente il personaggio è famoso e quindi Ah, piace. Perché ok. vedi, già che vince Gocio in tedesco, in portoghese rivince Gocio, in francese vince di nuovo Tanjiro, cioè, di Eh nuovo sì, Tanjiro aspetta, pure in Gojo, spagnolo, in cioè. portoghese Gojo, in francese Tanjiro, in spagnolo Tanjiro e in sudamericano... Ah no, in sudamericano Rengoku però. Rengoku. Ah, Allora direi che ok. possiamo cominciare dal doppiatore inglese, che questo L'avevamo l'abbiamo... votato? No, in realtà No, non credo. Non so mi sa manco di io. no. Aspetta, fammi vedere. Miglior... No, no, non l'abbiamo votato. Vabbè, quindi niente, doppiatore inglese che cazzo sarà? Ma De chi David è? Wald? Ah, Di Skate, l'anime di Skateboard. Skate the Infinity, mazza mazza. Nah. Quindi, appena visto i risultati, ti dico solo buona clown fiesta. Ah, ok, perfetto, perfetto. No, pure a me Saremo. mi stanno dicendo urlerò un poco. Vediamo, ma Va tanto lo so bene. già, non è che ci sia Allora, bisogno di. andiamo direi in ordine dal più basso, dalla cosa più bassa alla cosa più alta, che è l'anime Sì. dell'anno. E quindi iniziamo con il miglior doppiatore giapponese. L'abbiamo votato? Sì, il doppiatore giapponese penso che l'abbiamo votato, Dimmi eh. quando cliccare. Allora, come miglior doppiatore, diciamo prima cosa abbiamo votato noi o... Vediamo. No, Allora, dimmi cosa abbiamo votato, io non so più. noi abbiamo votato entrambi Yuki Kaji, che è Ah, quello di Eren. ok. Sì. Non mi ricordo le altre cose, però, ecco, sarebbe bello se ci facessero vedere le altre robe, ma vabbè, comunque dai, Vediamo. clicchiamo in 3, 2, 1, via. E vabbè, ci No, sta, beh, ci sta. palesissimo, Questo regalo era palesissimo. Chi molto poteva mai palese, era vincere? molto Decisamente. palese. Le altre nomination erano... Odokawa, che a me piaceva come personaggio, Gabi, Aoyuki del Ragno e Kanata Aikawa. Diciamo che ovviamente i doppiatori giapponesi in generale sono tutti bravi, però Eren, Eren, regà, quindi ci sta. Mi segno i punti, facciamo che mi segno i punti, allora. Allora, 1-1, 1-1. facciamo così. Re, arca, arca, 1-1. Aspetta. Sì, perfetto. 1-1. Ci sta. Oddio, in realtà non so bene come... Vabbè, lo segno così, lo segno così, pace. E poi, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Eccoci qua. Miglior film. Miglior film. Qui ti ricordo, tu te lo ricordi cosa avevi votato? Io Penso di sì. Evangelion, se non Avevamo sbaglio. votato Ah, entrambi Evangelion. Entrambi Evangelion. Quindi ok. scopriamo e speriamo che abbia vinto Evangelion. Quindi clicchiamo in Vediamo. 3, 2, 1... Non ci posso credere! Così palese, più palese di così, non Non poteva ci essere. Io te posso l'avevo detto. Io, allora, io credere! sono sicuro di aver azzeccato tutte le posizioni che non ho messo perché non volevo mettere, non volevo crederci. Non volevo Io crederci. stavo memando quando dicevo Demon Slayer. Come cazzo ha fatto a vincere? Madonna santa, raga. Cioè, io davo per scontato, dato che, ok, Demon Slayer è più popolare di... Cioè, ma in realtà non sarei manco così sicuro che Demon Slayer è più popolare di Evangelion, perché Evangelion è un cult, è proprio una di quelle serie mastodontiche, un franchise affermato e tutto. Demon Slayer è l'anime del momento, sì, è molto popolare, lo seguono in molte persone, però la gente dovrebbe riconoscere che Evangelion è meglio, soprattutto considerando che Demon Slayer era un film tranquillo, cioè non era quel film clamoroso che ti farebbe dire cazzo, questo dovrebbe Vabbè, ma la vincere. gente si ricorda il finale, 5 minuti valgono tutto il film, Dai. no? 5 minuti, passi da un film da 7, vedi il film 10, 10, troppo bello, 10, 10. La domanda più grande, come dice qualcuno, ma perché hanno candidato un film del 2020? È vero. Effettivamente non ci avevo pensato, ma secondo me perché dovevano far vincere Demon Slayer? Cioè, in qualche modo dovevano farlo vincere a tutti i costi, quindi Perché l'hanno loro l'hanno messo. comprato, cioè non hanno il film, però c'hanno Mugen Train Arc, quindi attenzione, Crunchyroll, Madonna, veramente, Madonna, che roba senza se senso. vince solo la roba di Crunchyroll, Guarda, se ti dovessi veramente. chiedere una differenziazione tra Demon Slayer ed Evangelion, che voto daresti ad Evangelion e che voto daresti a Demon Slayer? Per Allora, proprio per capire la premettendo che io di differenza. Evangelion ho bisogno di un rewatch di questo film, però comunque l'amo come opera e comunque riconosco tutte le qualità sempre oggettive. Questo film è pazzesco. È un film fenomenale, Evangelion 3.0.0, una chiusura di saga incredibile che scioglie tantissimi dubbi, ne fa venire altri, però
veramente racconta di tutto e di più, è sia epico che filosofico, c'ha veramente di tutto, e poi è anche artisticamente bellissimo. C'ha una prima parte con dei, Sì, me dove le l'hanno scene sono detto. dei quadri sono per ogni frame, meraviglioso, clamoroso, poi le musiche, tutto meraviglioso. E quindi una degna conclusione di Evangelion su tutti i punti di vista, senza niente di meno rispetto agli altri film di Evangelion, anzi di più rispetto al precedente capitolo. Mentre Demon Slayer, secondo me, è letteralmente l'insieme di 4-5 episodi dell'anime. Niente di più. Zero. 4-5 episodi No, dell'anime. infatti. Quindi ripeto, a livello di voto come ti baseresti? Che ne so, un 10 ad Evangelion per dire e quanto a Demon Allora, Slayer? premettendo che sono voti differenti, perché io non riesco a dare uno stesso peso ad un anime come Demon Slayer Certo. rispetto ad un anime come Evangelion. Però se proprio devo dare una scala da 1 a 10, ti dico Siamo un voto Evangelion totalmente 10. soggettivo, cioè, Sì, capito? Evangelion 10, così come ho fatto su Mal, Demon Slayer 8. Ah, ok, pensavo peggio, No, cioè, io ti sei voluto parto comunque a buona basare un po' fine. su, cioè, hai voluto dare comunque un voto più congruo possibile alla faccenda, ci sta. Grazie anche a Andrew per il follow. A me Quindi, stanno vabbè, votando tutti che vincerai tu, quindi. da me sto in vantaggio io, ma tu comunque sei abbastanza avanti, nel senso. Però può essere pure qualcuno ha già visto i risultati, chi lo sa, Potrebbe, potrebbe. quindi Però guarda, da sciscio, me non finisce tra facciamoci caso, pochissimo. non Quindi no, facciamoci non facciamoci caso. caso. Quindi niente, 0 punti per me e per te in merito a. Allora, guarda, lo faccio così. Perché miglior doppiatore 1-1. Sì. Miglior film 0-0. E faccio anche, Merda. dato che sto su Google Fogli, faccio anche la cosa che ti mette la somma, quanto sono forte. Ti mette la somma in automatico così vediamo il risultato aggiornato. Ecco, in realtà non così, un secondo. Somma, ok. E qua anche somma. Ok. José lo devo ancora vedere io. Sono curioso di vedere com'è Cazzo. sviluppa. Shirobako invece come film non è niente di che. È un bell'anime, Shirobako in generale, anche per comprendere meglio la produzione degli anime come funziona, però non è niente di che. World's Bubble Up pure non mi sembrava niente di che. Bello lo devo vedere, uscirà al cinema fra qualche mese. Comunque no, se la Perfetto. giocavano loro due, ma sapevamo che avrebbe vinto l'anime più popolare, ma perché questi cancio. Cioè, sono sempre così, vince l'anime più popolare, non l'anime più bello, mai. Vince l'anime più bello. No, ma Sempre il infatti più è popolare. assurdo proprio. Ok, ho fatto la cosa dei risultati. In realtà, vabbè, loro la vedono male, ma poco cambia. Ecco, facciamo così che è meglio. Va bene, quindi prossima categoria. Siamo entrambi ad un punto, ne mancano 17. Vediamo un po', vediamo un po'. Migliore Allora, commedia. commedia. Qua Commedia. ci siamo separati, mi pare, Qua alla mi sa che ci fine. siamo. Aspetta, te lo dico Vediamo, subito. vediamo. Qui, commedia no. Abbiamo scelto No. entrambi la stessa. Perché Entrambi abbiamo scelto. Kobayashi Dragon Maid. Ah, e allora io voglio fare un contropronostico, cioè vince Comi, Ok. secondo me. Vince Komi, ci Ovviamente, potrebbe secondo me vince stare. Comi, sicuro. Vediamo. Ok, vediamo in 3, 2, 1, via. Vince Komi! GG per Vabbè, ma scusa, io non lo Arcanthos! sapevo. Però scusa, Sei un queste genio. intuizioni grandissime potevi avercele quando Ma abbiamo le avevo, non ti dico, ma votato. io te l'avevo detto No, che le me avevo, ma l'avevi io lo detto, sapevo che però. vinceva Comi. Allora perché hai Però, votato io, Kobayashi per perché era una più cosa più. bello. Lo Perché so, era lo più so. bello. Poi c'era Punto. anche Nagatoro che ti dirò la mia. Dato che stiamo vedendo l'andazzo di queste cose, regà. Nagatoro, best anime romantico. Segnatevi queste parole. Ma ci sta Secondo la me. percentuale di voti, per caso, per sapere di quanto ha vinto? Mi sa manco. Ma capito, manco quello mettono. Cioè, che tristezza. Cioè, non hanno messo manco una percentuale o qualcosa per farci vedere. Comunque ha vinto Komi. Ma in Vabbè, ah, realtà ti vaffanculo. dirò. Non è. Alla fine, se ci pensi, non è manco una No, cosa ma così è vero, a me orribile, piace tanto Komi, Comi. No, mi piace tanto, però mi dà fastidio che non vince l'anime più bello. eh. Non vince l'anime più Esatto. bello. Ma manco per sbaglio proprio. No. Quindi, sì, le altre alternative quali erano? Nagatoro, che come Non la commedia. meritava comunque come No, primo decisamente premio. no. Life Lessons with Your Amici, probabilmente a livello di commedia magari poteva pure starci, mentre Heaven's Design e Odd Taxi no, Odd Taxi sicuramente no, come commedia direi proprio che non ci azzecca un cazzo. Immeritata comico, Kobayashi le mangia in testa. Lo so, raga, purtroppo. Ripeto, secondo Kobayashi, me. ragazzi, vince tantissimo sul lato tecnico, però non solo, perché pure Komisano c'è una bella regia. Il punto è che, cioè, è proprio un anime più. Ha più tutto Kobayashi, secondo me.
Ma non è che, cioè, alla fine anche Kobayashi è un anime che si incentra sullo slice of life, più o meno, Ma e la commedia. certo, Cioè, non è che la commedia è però. un elemento, cioè, proprio marginale, cioè, ha molte cose di commedia. Mo, Komi, secondo me, ne ha pure di più, però, comunque, meritava Sì, Kobayashi, meritava Loco, Kobayashi. grazie mille per il Prime. E quindi, vabbè, 0 punti, 0 punti entrambi sulla miglior commedia, L'anno va prossimo così. comunque voterò l'anime che so che esce, perché Sì, nel tanto senso così vinco proprio subito. Ah, palese. miglior serie fantasy. Oh, miglior serie fantasy, mi sa che anche qui, Oddio. sì, vabbè, anche qui abbiamo avuto la stessa cosa, Mushoku Tensei. E per Allora, me vince Mushoku. tu Non, ma se ricordi... immagini se vince Sayate no Paladin. No, ma scusami, quali erano le alternative? Purtroppo Non non mi me le ricordo, mi ricordo. ricordo Paladin sicuro, Vabbè, ma però. cazzo, raga, Mushoku e Mushoku, anche se ti ricordi era il Ma primo Kur. slime! No, lo C'era slime no, slime, vi attenzione. prego, lo slime no, ve Allora, scongiuro, guarda, ve non ci scongiuro, rimarrei lo slime male, però al no. tempo stesso Mushoku è un altro No, ma livello, Mushoku quindi. è proprio un'altra cosa, è una sorta di innovazione del panorama isekai, cioè è Madonna. totalmente... Vabbè, comunque dai, clicchiamo e scopriamolo. Vediamo la migliore serie fantasy in 3, 2, 1. No! Lo slime no! Lo slime no! Schifo! Ma vaffanculo, veramente. No, vabbè, dai, cioè, No, veramente, cioè, ma è sempre cioè, no, No, è non si parla, non assurdo. si va. No, Ma nemmeno Mushoku Tensei è riuscito a vincere. vabbè, dai, ma qua Nemmeno facciamo i premi Mushoku. noi, cioè, ma noi dobbiamo fare i premi. Santo No. Dio, c'era pure il Ranking of Kings, C'era pure c'era. Sabaraki che ha vinto lo slime. C'era pure To Your Eternity. Abbiamo Ha appena vinto lo confermato che non posso aver slime. vinto il miglior film anime, cioè, il miglior anime dell'anno, perché ho No, votato regà, io mi Sabaraki. aspetto totalmente cose proprio che... Adesso, dopo questa, cioè, Evangelion è stato il primo. Dopo anche questa, mi aspetto che Ma i chi prossimi vince tra vincitori noi andranno due tutti a vince per un puttane. punto di culo, sono sicuro. Sì, ma sicuro, avremmo sbagliato qualunque cosa. Cioè, ma totalmente sbagliato. Non ci posso proprio credere. Manco i Terni, cioè io ero convinto che anche i Terni ti potesse Anche in qualche Eternity. Ma modo. poi lo slime, comunque, a me non è che nemmeno hanno No, parlato ma è molto bene bello. della No, seconda è parte. bello, però il problema qual è? È che c'era Crunchyroll. Ma scusa, no, Mushoku è vero, ce l'ha Funimation. Però capito, non me ne hanno Mushoku. parlato così bene come uno Summer Ranking, un Mushoku Tensei. No, Cioè, stiamo parlando di vabbè, serie è fantasy. assurdo, Cioè, cosa? assurdo. Mushoku Tensei gli mangia in testa Ma a quelli sono gli livello di americani isekai. idioti che non capiscono mai Cioè. un cazzo. Tonio, Pip. Salve. Vabbè, quindi non c'è molto da dire, secondo me proprio non sta in piedi questa cosa. Mi sarei aspettato e avrei anche accettato totalmente uno Summer Ranking, ma anche un To Your Eternity, vi dirò. Ma lo slime, boh, No, veramente. guarda, è bello. Il problema è Zero. che non è il più bello. Addirittura pure io avevo sentito dire che aveva annoiato un sacco. Io, infatti, la mia critica a questa seconda stagione è che è molto noiosa in alcuni punti. Però Vabbè, c'ha oh. dei picchi molto elevati. Per adesso un punto azzeccato sul doppiatore e 0-0-0 sulle altre tre categorie. Quindi stiamo Vabbè, andando una ricordiamo che bomba, stiamo Arcanthos c'ha andando. l'intuizione da Dio, quindi comunque l'azzecca tutto. Esatto. Quindi, vabbè, nel senso, sì, neanche Vanitas. Il punto è che Ah, va vince via. la roba di Crunchyroll. Le usava anche se di Crunchy non ha vinto perché i giudici hanno votato quando erano usciti soltanto i primi episodi. Sì, purtroppo ricordiamo che di Ah. Mushoku anche si stava considerando il primo Kur, non il secondo Kur, ma comunque secondo me era più che sufficiente il primo Kur Sì, per farlo vincere, quindi vabbè, andiamo avanti con Ah, molta questa mi pare che abbiamo titubanza. votato Attack on Titan, serie La d'azione. miglior serie di azione. Eravamo differenti qua. Io ho votato Attack on Titan e sono molto contento Io ho di votato questa Jujutsu scelta. Kaisen Tu hai votato invece. Jujutsu Kaisen, E quindi ovviamente ha vinto Attack on Titan. allora qua, se dobbiamo seguire il ragionamento che abbiamo avuto fino Vediamo. adesso, deve vincere Attack on Titan. Vediamo un Sì, po', vai. sì, Fai sì. tu il countdown. 3, 2, 1. No! Cazzo! Cazzo! Arcanthos va in vantaggio. Cazzo! Ha vinto Wow. Jujutsu! Wow. Quindi per una volta hanno premiato le animazioni Per una fighe, volta hanno pensavo. premiato la cosa più giusta, più o meno. Anche se ti Sì, dirò, perché secondo me se avesse comunque. vinto Attack on Titan ci poteva stare, Ma allora. Sai perché non ha vinto? Perché ha vinto tutte le altre. eh. Probabile, Sicuro. probabile. Avrà vinto tutte le altre. Sì. Sì. Cioè, hanno voluto, dato che Jujutsu Kaisen non lo potevano inserire da altre parti, gli hanno voluto dare la categoria dell'azione, che era quella più onesta per Jujutsu, e Attack on Titan si sarà preso tutte le altre, probabilmente. Questa tra l'altro io l'avevo cambiata l'ultimo, mi pare. Sì, mi sa di Cioè sì. ero indeciso, ero molto indeciso. Mi sa di sì.
Quindi sì, staremo. Vedi, stiamo cambiando un Peccato, po' le regole. peccato, Quando faccio un compito, un esame, di solito quando cambio all'ultimo peccato. sbaglio. 0 e 1. Ok, quindi per adesso vai in vantaggio con 2 punti contro di me che sto a 1, ma vabbè, insomma, abbiamo ancora molte anime da vedere, quindi Contesa, la situazione si contesa. potrebbe tranquillamente Ribaltare. ribaltare o riequilibrare. Poi vabbè, le alternative comunque non c'erano in questa cosa, nel senso, mi No, sarei no, è vero. stupito parecchio se avesse vinto Demon Slayer, parliamoci chiaro, sarebbe stata la proprio, non lo so, la cagata per eccellenza. Quindi niente, ci sta, dai, comunque non sono troppo dispiaciuto, alla fine Jujutsu è decisamente a livello di azione, non gli si può dire niente, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, quindi andiamo avanti. Ah, Qual era la serie drammatica? Com'era? eccolo qua, serie drammatica. Allora, drammatica stessa cosa, abbiamo scelto entrambi Fruits Basket. Ok, e per me l'abbiamo vinta. Considera, l'abbiamo messo sia in romantico che drammatico, Ok, quindi sì, per me l'abbiamo credo. vinta qui e non dopo. Infatti, Secondo me pure l'abbiamo vinta secondo me qui. nel romantico Nagatoro potrebbe averla presa. Quindi vediamo, vediamo, Vai. dai. Miglior serie drammatica in 3, 2, 1. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Io veramente Ma in che senso? voglio. Vabbè, Ma in di che Tanjiro, si senso? vede. Oddio santo, raga, qua Ma stiamo Fruits Basket non raggiungendo. ce l'ha Tanjiro, non ce l'ha Tanjiro Fruits Qua stiamo Basket. raggiungendo l'apoteosi proprio. Ma guardate, guarda, guardate che avrà vinto Nagatoro nei romantici, eh. Non È avrà perché di vinto Fruits Crunchyroll? È Basket. perché di Crunchyroll? Cioè, è Santo assurdo. Dio! Ma Qua pure si. Wonder Cioè. Egg! Ma non è di Crunch, è Wonder Egg, giusto, giusto, giusto. C'è È sempre vero, manco Wonder Wonder Egg. Quindi, raga, vince solo la roba di Crunchyroll. Ma è una cosa assurda. Ma che vuol dire? È una cosa Madonna. proprio fuori dalla grazia divina. E niente, 0 punti ad entrambi. Ma ripeto che Fruits Pure Basket non avrebbe 86, vinto. c'aveva la possibilità, perché comunque avevo sentito molto Esatto, clamore in che. giro, Cioè, No, diciamo che a ma ha livello di senso. Allora, dramma. Duel Eternity c'ha un primo episodio incredibile. Sì, Però, sì, sì. No, comunque, è vero anche che ha avuto un netto calo, secondo me, nella seconda diciamo che parte. tutta la serie è abbastanza drammatica. Però, come dici tu, la Sì, però seconda parte. non ha miglior serie drammatica, capito? Questo è il punto. No. Duel Eternity ha perso tanto, secondo me, nella seconda parte. E invece, che ne so, Mob Taxi, anche che non è troppo drammatico, ma comunque è una serie che sta sopra, sopra, sopra. Fruits Basket è proprio il dramma. Veramente, Fruits Basket è Il il dramma per dramma. eccellenza, È il sì, dramma, no? quello è tristissimo. Veramente, questa volta ci sono rimasto male perché, comunque, Akomi è di se non ha Netflix, è vinto vero, l'altro, non è almeno. di. È strano allora che abbia vinto Akomi, perché è vero, è di Sì, Netflix, non ok, è di sì. Crunchyroll. No, vabbè, ma devono comunque, cioè, mica possono farti vincere solo No, i Crunchyroll. Lo fanno certo, vincere i però. Crunchyroll soprattutto perché sono loro. Però io veramente sono rimasto male perché tutti quelli che hanno visto Fruits Basket concorderanno con me nel dire che veramente è una delle migliori serie drammatiche della storia. È la mia preferita di sempre. Ed è proprio una storia in cui ci stanno tanti plot twist, tante rivelazioni, tutte incentrate sull'aspetto drammatico. Tutte, No, no, ma infatti tutte. questa cosa me l'hanno riferita anche a me, anche se non l'ho visto, ed ero sicuro al 100% che se la meritava questa categoria, ma a quanto pare Crunchyroll non è Sbagliatissimo, d'accordo. sbagliatissimo. Sì. Madonna, Vabbè, io voglio allora sapere guarda, a sto punto. i giudici di merda che hanno votato. Non so se Esatto, vedi, non ce voglio lo dicono, vedere. mi sa. Mi sa Mannaggia. che non ce lo dicono. Comunque, a Bellissimo. sto punto, regà, spariamoci subito la miglior serie drammatica, perché No, anche qui no, no, abbiamo no. provato Fruits Basket. Io dico Nagatoro, tu che dici? Perché mi ricordo che oltre. Aspetta, cosa c'era come romantico? Allora ci stava Nagatoro? forse anche Komi-san di nuovo, se sbaglio. Komi-san, sì. Cioè, gli stessi che stavano in Io dico commedia, bene o Nagatoro, raga. male. Guarda, io voglio stavolta essere. Per la tristezza ti dico Fruits Basket di nuovo. Ok, tu speri ancora in Fruits Basket. Per Sì. me sarebbe una puttanata assurda per il fatto che è molto più drammatico che romantico. Sì, Me l'hai confermato però è anche anche tu. romantico. E devo Sì. dire che l'ultima stagione è quella un po' più romantica, quindi non avrebbe totalmente. Vabbè, quindi vediamo chi ha vinto la miglior serie romantica in 3, 2, 1. Ehi, vabbè, no, vabbè. No, vabbè, regà. Qua stiamo raggiungendo il nirvana proprio. Stiamo raggiungendo livelli di follia assurdi. Ma che Cristo ci fa Beastars lì? Vabbè, allora, con calma, con calma.
Orimia a me è piaciuto, te l'ho anche detto. Sì, E sì, ne avevamo sì. anche parlato che a te non era piaciuto molto il finale. Io ho detto che a me era comunque piaciuto, nonostante il rush finale. Però questo problema di cui mi parlavi tu, del rush finale, io ho visto che tanti l'hanno sentito. Veramente in giro si sentiva Ma ovunque che non piacesse sì. sto finale. Come Quindi com'è cazzo ha possibile che ha vinto? vinto? È di Granchi l'Orimia? E Orimia no, non è di Crunchyroll. come Quindi non mai? capisco proprio. Cioè, guarda, per carità, come serie Oh, romantica, è molto bella, non è neanche cioè, carina. fa quello che deve, assolutamente. Sì. Non è una brutta serie romantica. Solo No. che nel complesso, anche solo Fruits Basket penso che gli poteva tranquillamente Mannaggia. vincere. Cioè, vabbè. Ma poi ripeto, anche a livello, secondo me, di apprezzamento generale, Nagatoro io l'ho visto come un anime molto più apprezzato. Personalmente no, però l'ho visto come un anime molto più apprezzato di Orimiya. Ha fatto molto più, cioè, c'erano molte più persone interessate e sono anche sicuro molte più persone che l'hanno apprezzato, perché Orimiya, Nagatoro è tranquillo, è semplice, No, c'ha i suoi vabbè, problemi, Nagatoro però no. Orimiya c'ha, Allora, cose ben Nagatoro più non ha gravi. problemi come Orimia. Orimia ha proprio un problema narrativo. Però Orimia è più romantico, che arriva proprio alla conclusione dell'aspetto romantico nella storia. Invece Nagatoro resta tutto un po' nella commedia. Quindi, da quel punto di vista, cioè, se pensiamo all'aspetto romantico, ce l'ha sicuramente di più Orimia. Io, guarda, non ti dico neanche quello, però, semplicemente, Fruits Basket, porca puttana, non me lo puoi lasciare lì per due categorie, No, due infatti. nomination. A Sembra che parte stiamo in un che Oscar di merda, chiariamo una veramente. cosa, che da me se la stanno prendendo con i giudici, ma chiariamo una cosa. Da quello che so io, i giudici non hanno un peso troppo rilevante all'interno della votazione, hanno un peso nello scegliere gli anime che parteciperanno, ma io credo che se hanno un peso nella votazione è un 50-50, 50% giudici, 50% pubblico, ma addirittura penso che potrebbe essere un 100% pubblico. Cioè, non so se il voto dei giudici conta quanto quello del pubblico, comunque di certo non è che decidono i giudici, decide Ragazzi, anche andate a il chiedere a pubblico. Trinertia in live, Cioè, decide anche il pubblico, quindi, ma non so questa cosa se è vera, ma quindi insomma non ha senso ovviamente prendersela con i giudici, perché è comunque anche colpa del pubblico e delle persone no, che e hanno soprattutto il votato, pubblico, perché comunque i giudici soprattutto il erano pubblico. numeri che erano centinaio, forse anche di meno. Comunque il pubblico erano migliaia e migliaia di persone. Purtroppo Esatto. non ci dicono le percentuali, questo è un grave errore che Le fanno. percentuali sarebbe molto bello, perché sai cosa? Il fatto che non dicono le percentuali sembra quasi che sia una cosa, non dico falsata, ma far vedere le percentuali aggiungerebbe quel non so che di ufficialità o comunque di sicurezza. Cioè, se io vedessi le percentuali per ogni categoria, per ogni anime, mi darebbe quella sicurezza che ok, i voti sono stati distribuiti in questo modo, è tutto regolare, mentre così uno potrebbe pure dire, boh, se li sono inventati sti voti, se si sono inventati sti vincitori. Quindi sì, peccato che non fanno ste cose, che non Pazzesco, gli vorrebbero. pazzesco, veramente. Ti vorrei vedere una cosa. Non so se per te va bene. Prima di andare avanti, vogliamo vedere un attimino nelle edizioni passate che Romance e Drammatico aveva vinto. Sì, Un curioso. edizioni passate. Sì. Allora, nel 2021, come Sì. romance. Dove cazzo sta? Ah, come dramma, Fruits Basket. Ah, stagione Fruits. 2. Stagione Cazzo, 2, la sì. 2 non è a livello della 3, però. E come. Oh, sai che Non non c'è trovo il romance, non c'è romantico? Non romance. c'è? Ammazza, non c'è il romance particolare. Perché Come Kaguya-sama ha commedia vinto come Kaguya. commedia. Vediamo un po' 2020. 2020 abbiamo avuto Vabbè, ma c'erano Kaguya-sama di candidature diverse, nuovo c'era come miglior commedia. coppia, c'era, avevano fatto candidature molto diverse. Però capito, comunque la commedia ha vinto, Kaguya ha vinto in entrambi gli anni, 2020 e 2021, quindi non è detto che se vince un anno non può vincere l'altro anno, come magari uno poteva pensare. E anche qua non ci sta la romance, manco nel 2020. Sì. Vabbè. Sì, cioè Grazie andiamo comunque. avanti, però Sì, 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 un sì. po'. Allora, aspetta che Allora. io. Aspetta, quando riclicchi sui vincitori forse ti spoilera, quindi io Vabbè, tolgo. io il primo l'avevo già visto, però Ah, vabbè. vabbè, ok. Vabbè, no, Ok, perché allora. ti spoilero. Quindi io ho tolto per non far vedere, ok, ritorniamo. Sì. A posto. Allora, Eravamo rimasti a allora, allora. serie di combattimento. Scena Quindi di siamo a combattimento, scena zero di combattimento. anche. Scena di combattimento, siamo a zero anche su romantico. Va bene, quindi tu per adesso sei in, come dire, sulla vetta con Madonna, due se punti a resta così il uno. punteggio mi incazzo, Allora, veramente. combattimento. Allora, qui io avevo votato come te Yuji e Itadori, Sì. Vabbè, Anami contro quello là.
Penso che su Jujutsu nessuno abbia No, nulla nessuno da abbia nulla ridire, da dovrebbe essere ridire. una serie abbastanza Ora vince magari l'altro famosa. di Jujutsu, vedete? Nel senso, sarebbe particolare se non No, no, vincesse no, vince Jujutsu. quello, Quindi, vince quello. quantomeno uno di Jujutsu deve vincere. Io spero che vinca Hanami, vediamo un po'. Che Va poi lo sai, bene. me lo sono rivisto l'altro, l'ho rivisti per bene, Dici e quello degli devo ultimi dirti che l'altro episodi. più che altro è più breve, ha quel problema, però in realtà c'aveva dei punti dove veramente si muovevano divinamente. Invece nello Sì. scontro Hanami dura di più, soprattutto all'inizio la fanno bellissimi, però forse quelle scene in cui i personaggi, è presente quando volano ovunque, camminano sui tronchi, eccetera, che Sì, sì, escono, sì. ecco lì l'ho rivista rallentatore, in effetti non era precisissima come scena, però era fighissima da vedere nel complesso. E quindi credo che comunque abbia vinto. Speriamo, speriamo. Ricordiamo che c'era anche un Vivi come alternativa, però insomma, vabbè. Vabbè, no, oddio, era bellissimo, parliamone, quello scontro Assolutamente, era però penso bellissimo. che Jujutsu a livello di popolarità e di qualità possa battere Vivi, che magari a livello di qualità si possono pure eguagliare per quello scontro là, però Jujutsu dovrebbe essere più popolare, quindi Sì. non lo so. Comunque dai, fai tu il Mamma mia. countdown. Allora, 3, 2, 1. Vabbè. Ah, sì. Ah, sì, Yuji e Todo contro Hanami. Vabbè. Ci sta, ci Ok. sta. Questo non abbiamo nulla da dire. A meno, forse dovrebbe caricare un video, perché vedo un po' di spazio, ma mi sa che non. Boh, a me non mi No, non carica nessun credo. Anche se video. lo volevo vedere, che merda che sono, veramente. Almeno parla un Allora, po' ma meglio. nemmeno ho capito, manco un video. Ma perché? Che cosa triste. Tra l'altro, no, peccato perché volevo farvelo vedere proprio la differenza fra questo scontro e l'altro. Però vabbè, Warhammer Titan era proprio escluso, uno scontro Sì, ridicolo Warhammer l'hanno odiato comunque. una marea di persone e poi sì, Beh, in era confronto non ridicolo. regge. Boruto non l'ho Boruto era molto visto. bello, l'ho visto dopo, veramente dinamicissimo, fighissimo, però non aveva lo stesso impatto emotivo secondo me. Poi ti dirò, Elma contro Elma Todo contro Toru era comunque era breve, era fatto. breve. È Sì, divinamente, è il migliore se vogliamo contare divinamente, proprio la qualità. divinamente proprio. Però era troppo breve rispetto agli altri. Quindi dai, qua siamo soddisfatti, non c'è molto da dire, secondo me era. Ci sta come cosa, ma già solo per il fatto che hanno messo Grazie per ben la due generosità. scontri. Ben Sì, due sì, sì, sì. scontri di Jujutsu, era palese che volevano far vincere lui praticamente, quindi ci sta, ci sta. Ok. Va bene, va bene. Siamo contenti. Andiamo avanti? E Oe, quante ne mancano? Vabbè, ancora abbastanza. penso ancora abbastanza. Antagonista. Allora, guardate, l'antagonista Ah, è la cosa su cui c'era io un mi altro incazzerò di dubbio. più, No, sai perché non perché? ci possono essere. È lui l'antagonista migliore, cioè non. No, 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 Dimmi. allora, il punto qual è? Noi che abbiamo messo? Abbiamo messo entrambi Shigaraki. Però ovviamente c'era quell'Eren lì, no? Che ci faceva Oddio venire il dubbio, ti no, ricordi? Eren Te lo no, ricordi? Ecco, Eren e noi ricordo che abbiamo no. messo protagonista Eren, Esatto. antagonista Tomura, perché Vabbè, ma. giustamente abbiamo detto Eren nella prima Scusatemi. parte, la quarta stagione ancora Cioè. non si capiva l'ideale, aveva l'aspetto da villain, ma fino ad La un prima certo parte di punto. Attack on Titan non può essere considerato Per un me, ma antagonista neanche ora, migliore di secondo me possiamo Shigaraki. dire che è proprio antagonista enorme, Adesso però già un po' di più, però sul comunque finale per adesso è meglio soprattutto. Shigaraki. Cioè, anche se fossimo arrivati all'episodio di oggi, secondo me ancora vince Shigaraki. Magari andando avanti Eren, con io la lo vedo più come un serie. antieroe, non tanto come Esatto, antagonista, dico la verità. esatto. Andando avanti con Quindi. la serie, magari diventerà molto più cattivo e felice sta. Però per adesso Sì, Shigaraki ok. stravince, quindi. Vabbè, per me ha vinto Eren comunque. Vabbè, va bene, vediamo in 3, 2, 1. Non me l'aspettavo, ti giuro. Non me l'aspettavo. Ma chi se l'aspettava? Oh, io sti Crunchyroll Anime Awards avrei potuto fare tutte le nomination. Potevo vendermi 12.000 euro. Le avrei azzeccate tutte, ti giuro. Voglio morire. Tutte. Voglio morire. E quindi come protagonista avrà vinto di nuovo Eren. Eh sì, per forza. È proprio. Stiamo raggiungendo livelli folli, di follia pura. No, Quindi ma non è le scorse follia, volte questa non è. proprio è la prevedibilità. Sì, ma. Cioè, ma io non mi. Io mi pare che le scorse volte non era così tanto assurdo. Cioè, non era così tanto Sembra che hanno da. fatto il fanservice puro, Cioè, qua, veramente. ma sapete, qua vince l'anime più popolare. Solo quello, l'anime più popolare. E dato che Attack on Titan sta uscendo adesso, l'hanno votato più persone perché è più in hype rispetto a My Hero Academia. Cioè, quindi adesso, cioè, uno dovrebbe ragionare solamente in termini di hype e di popolarità. Ma è troppo, è fin troppo. Lo capisco per uno, due, tre anime, ma qua stiamo raggiungendo livelli assurdi. Ogni votazione vince il più popolare. Cioè, veramente, ok. Cioè, ripeto, per carità.
Eren mi piace come personaggio, niente da dire, ma non è un vero e proprio antagonista. I veri antagonisti sono altri. Cioè, Shigaraki, se paragonato a Eren, veramente è il villain per eccellenza. Non... Ma perché fa figo dire che Eren è il villain migliore? Ma anche Kisaki, capovolto... paradossalmente anche Kisaki è più villain di Eren. Cioè, tra un po'... Vabbè, è proprio stronzo forte. Veramente, quindi anche Yano è più villain di Eren, però vabbè. Vabbè. E si va avanti, allora, con il protagonista. Pensiamo attentamente. Allora, il protagonista... Entrambi allora, abbiamo scelto Eren. Io per logica... Esatto. Dovrebbe essere Eren. Dovrebbe, per logica. In teoria. Però io ti dico... abbiamo visto anche in romantica drammatica che hanno voluto alternare. Cioè è ridicolo avere due volte lo stesso vincitore. Tre sì. volte, perché ha vinto pure il miglior doppiatore. Le alternative quali erano? Mi pare che ci fosse Boggi. Anche Odokawa, mi sa. Però... dubito. E gli altri quali erano? Di famosi. Ragazzi, ci potete Yuji, dire senza dire Itadori, che ha vinto, mi sa. Chi c'era? Itadori. Se qualcuno in chat ci può Itadori, dire chi altro no, c'era senza... come protagonista e non quello che ha vinto. Così cioè ti dirò, piuttosto che vinca Itadori, spero che vince Eren, nel senso a sto punto. No, ovviamente è ovvio. Soprattutto se vogliamo considerare il migliore protagonista proprio con l'evoluzione che c'è. Sì, esatto. Quindi, ripeto, se vincesse Eren non sarei più di tanto scandalizzato, assolutamente. Certo che fargli vincere ben due cose di fila, antagonista-protagonista, è Takemichi decisamente esagerato. Ci stava. Takemichi? Mi dico, tanto, forse, tanto, oddio, so. Regà, oddio. Giù di Mega Box. Se vince Takemichi. Regà. Vabbè, allora, io ti dico, così la butto lì, Itadori. Io, regà, spero Takemichi. A sto punto, arrivati al punto in cui siamo arrivati, io voglio che... Ah, non c'era Takemichi, cazzo. Mi hanno scammato. Mi hanno scammato pure a me. Sì, ti hanno scammato. Non c'era Takemichi, peccato. Vabbè, allora, però c'è Odokawa. C'è Odokawa. Odokawa ha senso. Potrebbero mettercelo lo stesso Takemichi, chi lo sa. Odokawa ha senso. Vabbè, vai tu con il countdown, dai, vabbè, scopriamo le carte. 3, 2, 1... Strano. Ok. No, non è strano perché è di Grange. Sì, è di Grange, ma... Ok, questa non me l'aspettavo, nel senso... Okay. Però, ripeto, la vedo proprio come una forzatura, perché... cioè, loro perché semplicemente non hanno voluto far vincere Eren. La verità. Guarda, ma qua ti pare che hanno votato... Ma qua ti pare che hanno votato Odokawa? Ma chi ha votato Odokawa in questo sondaggio? Non è possibile che abbiano... messo i voti reali, sono sicuro che no, sono modificati. Pure secondo me. È per questo proprio, cioè, considerando queste votazioni così tanto strane e il fatto che non mettono le percentuali e che non ti fanno nemmeno capire bene come funzionano i voti, o almeno non mi pare di aver letto da nessuna parte quanto contano i voti dei giudici, se i giudici votano, quanto contano i voti degli spettatori, a me, come persona che non sa come funzionano queste cose, mi fa proprio sembrare che siano manovrati questi sondaggi, che scelgano loro, dicono vabbè, Eren ha già vinto l'antagonista, non possiamo metterlo nei protagonisti, mettiamo un altro. E hanno messo il secondo che ha vinto, probabilmente, che ci sta, Odokawa è un bel personaggio, però, ma chi l'avrà votato Odokawa? Ma manco sua madre l'ha votato, avranno votato il 99% Eren. Cioè, no, allora, quindi... allora, hanno pure sbagliato, perché ti ripeto, dovevano mettere Eren nei migliori protagonisti, antagonisti, o Tomura, o chi cazzo vuoi tu, basta che non era Eren. Esatto. Perché stiamo parlando di Attack on Titan Final Season parte 1, e non ha senso, veramente, là, proprio, tu hai proprio il dubbio sul ruolo di Eren, e puoi dire, massimo antieroe, non antagonista, è un'altra cosa. Quindi, boh, vabbè. Sì, nel senso, zero punti anche qui, andiamo avanti, per adesso direi che... come dire, sono leggermente deluso da queste votazioni, ma andiamo avanti. Miglior character design. Qua abbiamo scelto cose diverse, mi sa, o no? Sì, ma qua molti, quasi tutti diversi, mi pare. Allora, io Wonder Egg, tu Jujutsu Kaisen. Ti dirò che, secondo me, cioè, oddio, Jujutsu Kaisen ha già vinto. Due cose. Quindi potrebbero far vincere Wonder Egg. Sì, o qualcun altro. Hai ragione, avrei vinto per una volta. Lo spero. Dai, vediamolo. Tu, secondo me hai vinto il miglior regista. Scopriamolo in 3, 2, 1. Invece no. No. Qua mi sa che... Raga. Qua mi sa che non c'è storia, raga. Mi sa proprio che non c'è storia. Perché purtroppo questi sondaggi sono veramente... Però io te l'avevo detto, era bellissimo il chara design di Jujutsu. Io ci ho pensato bene. No, certo.
Cioè, no, ma infatti questa qua non è manco la cosa più scandalosa, No. però non capisco proprio in base a cosa le fanno, Ma cioè, nel perché per dirti, io senso... ti avevo detto che il miglior character design è Mushoku Tensei, senza dubbio. Senza dubbio, è Che manco bellissimo l'hanno Mushoku messo, tra Tensei. Ma l'altro. ancora hanno messo. Poi c'era pure Vivi che se la giocava, che comunque era molto particolare. Addirittura Vivi c'ha molte, molte immagini, frame, dove vedi volti di personaggi bellissime. Però, popolarità, qualcosa pure di bello, e ci metti Jujutsu Kaisen. Tutto qua. Quindi niente, credo che se continuiamo così, come dire, ad esempio il regista, ma Qua mo come può bisogna aver vedere. vinto? Cioè, nel senso, vabbè, Tu che hai mo visto? vedia, e io ho messo come regista quello di Sonny Boy, e mi viene da Ah. pensare come può aver vinto Sonny Boy, Ah, e io invece che ho votato però. Attack on Titan, vero? Io ho votato Yu Hayashi perché mi Tu hai piaceva un sacco. votato. Dove sta? Aspetta. Credo Yu Regista Hayashi. Attack on Titan, tu Attack on Titan. Sì, Quindi, raga, io ok. qua penso di aver perso il Vabbè, se 99% perdi considerando lì, come sono se andate le perdi lì ho vinto cose. io. Sì, se perdi là praticamente. Aspetta, fammi vedere in Non è realtà. detto, non è detto, non è detto. In Perché realtà ci stai ancora no, tanti non voti, non è ancora, non detto. ancora. Però diciamo che sto con un piede nella fossa. Quindi Vediamo, ragazzi. andiamo sul miglior regista che vedremo in 3, 2, 1. Shock, shock. Ok. Però Ok. nessuno dei due ha vinto. Sì, non ha vinto nessuno dei due Cazzo, non l'avrei mai e... detto però comunque. Odd Taxi, Perché, no, ok. bella l'inquadratura, però a me piace molto più la sceneggiatura, piuttosto che proprio la regia di Odd Taxi, cioè proprio la storia che è bella di Odd Taxi. Però in effetti c'era delle Vabbè, belle meglio di trovate. certo, preferisco Odd Taxi più che l'ennesimo Attack on Titan, perché avrei perso un No, punto e anche perché, vabbè, ovvio. l'abbiamo visto ovunque Attack on Titan, quindi sia Jujutsu che Attack on Titan, insomma, si potevano pure, si possono evitare tranquillamente. Miglior regista. Veramente, io voglio E... sapere chi cazzo Peccato. sapeva che era un regista tra tutti quelli che hanno votato, ti No, giuro. infatti, vabbè, nel senso, ma manco, ma ripeto, è proprio strano, cioè se ci pensate, ma quante persone secondo voi conoscono Baku Kinoshita? E soprattutto, di solito, una persona quando vota, le persone, 90% delle persone, come dire, ignoranti quando votano, votano l'anime più conosciuto. Anche quando si tratta di sceneggiatura, Sì, regista, sì, OST. sì. Quindi come ha fatto... Cioè, L'anime che a loro piace di più. ripeto, Attack on Titan era molto più palese come scelta. Cioè, sono sicuro che a livello di voti delle persone che hanno votato su Crunchyroll, Attack on Titan avrà avuto sicuramente più voti di Odd Taxi. Quindi... Non lo so, secondo me dovrebbero fare un po' chiarezza su come funzionano queste votazioni. Magari qua sono stati i giudici a ribaltare la situazione, che hanno votato di più per Odd Taxi e quindi hanno fatto vincere Odd Taxi. Boh. Guarda, io sì, i giudici, se... però comunque sono abbastanza sicuro che sia tutto veramente manomesso, mi sembra ridicolo, ridicolo proprio. Pure secondo me. A sto Per giro sì, gli carità, altri anni manco per troppo, ti carità, dirò, Odd però Taxi sono quest'anno mi felicissimo che sembra... abbia vinto, attenzione, però io sono sicuro che non sia vero, cioè non riesco a crederci che la gente abbia votato miglior regista No, Odd no, ma ho detto, gli Taxi. altri anni, o almeno quando facevo la reaction ai Crunchyroll Awards, erano cose più o meno comprensibili. Potevi trovare un pattern di scelta, potevi capire come mai avevano scelto determinate Sì. cose, ma quest'anno mi sembra tutto buttato a caso. Ma Cioè, mi sai sembra una tutto che cosa che mi non viene c'è da un pensare? senso. Poiché io credo sia impossibile pensare che Odd Taxi abbia raggiunto anche solo la metà dello stesso successo di un Attack on Titan, per cui i voti dovrebbero essere completamente diversi, ho pensato, non è che questi furbacchioni, che poi non avrebbe così, non sarebbe sbagliato, però magari hanno valutato in base a quante persone avevano visto l'anime i voti e quindi gli hanno fatto Ah, una e hanno specie di fatto in rapporto, una percentuale. proporzione. In base, cioè, tipo c'era una Ah. percentuale in base a quante c'erano di visualizzazioni totali su Odd Ma Taxi e quante Attack on Titan. ti dirò, ci Ha potrebbe senso. tranquillamente stare come cosa, ma lo dicessero, perché non lo dicono? Così, se dicono come funzionano le votazioni, uno si può basare su quello e cercare di predire i vincitori, o comunque capire come mai vincono queste cose, vincono questi anime. E invece, ripeto, non dicendo niente, poi ripeto, magari... Potrebbero pure averlo scritto da qualche parte, ma io non l'ho letto da nessuna parte, mi pare che nemmeno in chat lo sappiano. E quindi non so proprio su cosa si basano queste Tra votazioni. l'altro, sai qual è la cosa divertente? Ci sta un ragazzo che mi ha scritto: Reanime, crediamo nella tua rimonta. E non lo dico perché ho scommesso 5k su di te. Ok, allora ragazzo che sta in live da Arcanthos, spero di, come dire, rispettare le tue aspettative e di vincere, speriamo. Tanto guarda, Veramente? ancora... Sì, ci sta Ci ancora stanno ancora la possibilità. 2, 3, 4, 5, 6 cose. Quindi anche 6 cose su cui abbiamo votato diversamente. Quindi anche se ne perdessi un'altra, potrei comunque ribaltare la situazione. Quindi, Vediamo. come dire, è ancora aperta. Però, ripeto, parto parecchio svantaggiato perché sto 2 sotto. Quindi, vabbè, vedremo, dai. Vediamo, vediamo. Arriviamo alla colonna sonora. Qui Vai.
abbiamo votato Io Vivi, tu Sawano. E ti dirò, penso che anche... Cioè, nel senso, ormai le mie idee sono totalmente sfanculate, quindi non so però, se vinci tu. Però se ci pensi, Vivi è uscito tante volte e non l'hanno fatto vincere. Però è Sawano di 86. E ricordiamoci che Vivi è un anime di musica, io vorrei confidare in te. Io pure vorrei confidare in me stesso, ma dopo tutte le ultime votazioni non ne sono più così sicuro, quindi fai tu il countdown e scopriamo chi ha vinto. Vai. Prego. Cosa? Per te. 3, 2, 1. Porca puttana. Ma porca puttana. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ho mai visto... Io... Delle cose più assurde. Non ho parole. Io non ho parole. Hanno superato Hiroyuki Sawano in 86 e Satoru Kosaki in Vivi. Per non parlare di Wonder Egg Priority, che ha una delle colonne sonore più belle di tutte. Sono veramente... Fate schifo. Amareggiato. Veramente. Non è... Ridicolo. Cioè, ti ho detto, guarda, a prescindere di chi vincerà tra noi due, perché io, sai cosa, volevo usare anche questa cosa di Crunchyroll Awards per, cioè, una, come dire, soddisfazione personale nel dire, cazzo, sì, sono riuscito a prevedere chi ha vinto, nel senso, ragionandoci e facendo due conti, logicamente, sono riuscito a capire rispetto, cioè, sono riuscito a capire chi avrebbe vinto le categorie e quindi mi posso vantare di questa cosa, ma è impossibile perché sono tutte casuali, cioè, che cazzo è Demon Slayer come colonna sonora? Cioè, va tutto così, ogni tanto mettono Demon Slayer perché è famoso, ogni tanto mettono Attack on Titan, ogni tanto ti piazzano quell'Odd Taxi o quel, qual era l'altro anime che è uscito, non mi ricordo, ma non manco so perché l'hanno messo Odd Taxi in due categorie. Chissà che cazzo l'ha votato, cioè, capito? Non, sì, ma non è sempre il più famoso, Giorgia, perché altrimenti avrebbe vinto la scorsa volta Attack on Titan. Quindi hanno fatto scelgono un a caso, rotte, fanno un miscuglio per... Secondo me fanno un miscuglio per accontentare le persone, perché altrimenti dovrebbero far vincere sempre gli stessi. Io vi ricordo quindi... che non c'era neanche la colonna sonora di Attack on Titan qua dentro, ed è ridicolo. Appunto, ridicolo. Totalmente ridicolo, non si sa perché non c'è Attack on Titan. Forse perché non era ancora di Crunchyroll ai tempi. Ma vogliamo ascoltarla un attimo? Cioè, vorrei capire un attimo qual è. Yuki Kajura and Goshina si chiama. Vedi se mi esce su... Perché questo non è la colonna... Cioè, dovrebbe essere... Non mi esce neanche, perché giustamente... Ma più che altro del film, autori. Cioè, ragazzi, stiamo parlando del film, non della seconda stagione. È questa la cosa più scandalosa, perché nella seconda stagione ci stanno, negli episodi che stiamo vedendo, ci stanno anche delle cose molto fighe. Ma il film, cioè, non ha delle cose così incredibili rispetto a un 86 o un Vivi, che invece hanno costantemente ogni episodio cose veramente belle. Io sto cercando un attimo se la trovo sta musica. Hanno il bersaglio delle freccette con i nomi degli anime candidati. Sì, ma infatti. Cioè, veramente non c'è mai. Cioè, ma io dico, uno che vota non sa manco che musica sta votando. Non c'è, non la riesco a trovare, ti giuro. Ma ripeto, in questo caso è Demon Slayer che ha vinto. Quale, non è stata la colonna sonora, è Demon Slayer. Cioè. Demon Slayer. Ah, quindi hanno votato tutti gli autori, cioè tutte le musiche, le OST che stavano dentro l'anime. Ah, no, qua si parla sempre di Mugen Train, ma dico, qua non ha vinto secondo me la colonna sonora di Demon Slayer, ma ha vinto Demon Slayer, cioè le persone votano Demon Slayer perché è Demon Slayer, non perché ha una bella colonna sonora, che indubbiamente ha, indubbiamente ha una bella colonna sonora, certo. Ma le persone vedono, oh, Demon Slayer, che bello, quello che ho visto, e lo votano, gli altri anime, ma chi se ne frega, non l'ho visti, votiamo Demon Slayer perché tanto è quello più famoso, quindi, cioè... Non lo so, se dovessero fare, cioè, dato che questo comunque ribilanciamento tipo con Odd Taxi o altre cose lo fanno, lo dovrebbero fare pure in questi casi, nel senso, non lo so. Io l'ho trovata comunque la musica, se ti interessa. L'hai trovata? Basta che fai copia e incolla di tutta la scritta Yuki Kajura in Goshina, Demon Slayer, Mugen Train Arc, la metti su YouTube, il primo che ti esce. Ok. No, ma ripeto, è indubbiamente sarà bella, perché io comunque mi ricordo che bella, l'anime aveva delle belle colonne sonore. Però, boh, non lo so. Cioè, Demon Slayer era già vinto tante cose. Boh, 86 e Vivi avevano tutte le carte in regola per superarlo, secondo me. Quindi, vabbè. No, era bella, però, no. Ma io ho ascoltato pure quella di 86, che è bella proprio, cioè.
Quella di no, ma non è tanto... vivi soltanto per l'idea proprio doveva vincere. Ma scusami Davide, ma cioè uno non vota in teoria in base alla fama di quel regista o di quel compositore, uno vota in base alle OST che ha sentito in Demon Slayer o nei vari anime. E io, per quello che mi ricordo, le OST che ho sentito in Vivi, ma anche in 86, erano meglio di quelle che ho sentito in Demon Slayer. Cioè non è perché in Demon Slayer, anche Sawano, io perché non ho votato Sawano? Perché anche se sulla carta è molto meglio di... che ne so, di Satoru Kosaki, che manco so chi è per dirvi, a me personalmente hanno fatto più emozionare, mi sono piaciute di più le OST in Vivi, quindi ho votato in base a quello, non ho votato in base al nome più famoso, al compositore più famoso, che è secondo me la cosa su cui uno dovrebbe votare, cioè non devi votare quello più famoso, ma devi votare quello che ti è piaciuto di più, quindi vabbè, nel senso non è che c'è molto da dire, alla fine Demon Slayer primeggia su tutto e va così. Mamma mia. No, però ripeto, non è una cosa troppo scandalosa il fatto che abbiano vinto le OST di Demon Slayer. Io mi sto scandalizzando perché sta vincendo troppe cose, o comunque non lo so, sono un ma pochino... Ma tutti, allora, Jujutsu, Demon Slayer e tutti quelli più famosi stanno facendo troppe cose, stanno vincendo veramente troppe. Quindi, vabbè. Ma non si parla nemmeno di Lisa, capito Matteo? Non si parla di Lisa perché nel treno fantasma... Oddio, in realtà, non ho effettivamente non si sa se stanno considerando il film o... la serie, a sto punto forse stanno considerando più la serie, perché nella serie c'erano anche opening ed ending, però comunque con infatti c'è scritto Mugen Train Arc, quindi... però c'è scritto Yuki Kaju, c'è scritto chi sono i compositori e l'opening l'ha fatta Lisa, non c'è infatti quindi non è che qua non c'entra l'opening o l'ending come dicevano, quindi hanno scritto Mugen Train Arc soltanto perché loro il film non ce l'hanno, tutto qua. Sì. Vabbè, dai. Allora, passiamo al personaggio femminile. Dato, guarda, qua non voglio nemmeno fare ipotesi, cose. Quali abbiamo votato? Allora, personaggio femminile. A parte qua mi sono scordato di mettere 0 e 0. Personaggio femminile abbiamo votato entrambi Toru. Di... oddio, Toru di? Di Fruits Basket. Fruits Basket, esatto. No, perché mi è venuto in mente la Toru di Kobayashi. Ho detto, ma com'è possibile che mi abbia votato? Vabbè, quindi niente... Stiamo a vedere cosa ha scelto Crunchyroll, cosa ha scelto l'algoritmo e scopriamo se hanno ragione. Ah no, però sai cosa? Mi ricordo una roba. Le alternative a Toru erano delle merde clamorose. Io mi ricordo solo questa cosa. Erano delle cose scandalose. Sì. Voglio un attimo rispondere a un commento che mi ha detto. Chi dice che Demon Slayer non merita alcun premio è solo un rosicone. Buonasera. Concordiamo tutti quanti qui perché meritava dei premi. Però noi stiamo parlando di troppi premi per il Mugen Train e non sono meritati. Non sono meritati tutti e quanti ne ha vinti? 4 fino a mo'. No, c'erano contendenti migliori. Assolutamente. Vabbè, quindi dai, vediamo il personaggio femminile, il migliore. Ma non c'era Komi nei migliori personaggi femminili? Poi mi sa di sì. C'era anche Komi. Okay, allora potrebbe vincere Komi a sto punto. C'è lei, sì. Dai, lei, sì. Vediamo in 3, 2, 1, via. Vabbè. Regà, regà, dai, parliamone. Ma è palese che sono una cioè è palese che è tutto pilotato. Ma che cos'è? Ma no, è lei, cioè, badass, femminismo puro, capito? Cioè, non tema, è proprio capito? Palese, dai, è proprio palese, regà. Non c'è proprio niente, capito? Da dire. Era una delle peggiori Nobara qua in mezzo. Una delle peggiori. Ha avuto pure una... Ti ricordi la storyline di Nobara? Parliamone, te la ricordi? Storyline incredibile di lei che abbandona il suo paesino di merda. Non mi ricordo manco il motivo. Vabbè, dura mezzo episodio la sua storia. Ma infatti non me la ricordo proprio. Io pensavo non ci fosse manco. Cioè, ci stava, dura tipo mezzo episodio in cui lei dice che ha abbandonato il suo paese perché aveva un'amica che non mi ricordo che era successo, l'aveva abbandonata. Cose strane, ma vabbè. Allora, ragazzi, Nobara a me piace come personaggio. Comunque, tutto ciò, ma pure a me piace. Ma non qua ovviamente non stiamo dicendo che sono personaggi brutti, no, se vincono. Stiamo dicendo che ci sono personaggi molto migliori che si meriterebbero di vincere al posto di Nobara, al posto di Demon Slayer mille volte, al posto qua di il carisma di Eren o di altri. Cioè, che cazzo ne so, ma non è possibile. Ma anche Komi aveva più senso. Vabbè, anche Komi, diciamo che a livello di personaggio, sì, fa quello però che può. Ha proprio il sì, perché comunque ti dà proprio il senso del cercare di aprirsi con gli altri. Poi è molto dolce, cioè piace vederla alle persone in generale. Quindi, capito, cioè funziona tanto. Invece Nobara non è neanche un personaggio così presente. Dovrebbe, no, io infatti. Inizialmente quando ho visto Jujutsu io ero convinto che ci fosse il trio, no? Dei tre protagonisti fosse centrale. Ma se ci pensi, è vero che lei ha ancora più spazio di quell'altro, di Megumi. Ma comunque alla fine c'ha giusto quell'episodio finale fighissimo insieme a Itadori. Qualcosina all'inizio, ma la parte centrale... Ma uno scontro mi pare importante, tutto qua. Ma in sti sondaggi guardano il carattere del personaggio? Di solito si vota chi è più popolare.
Ragazzi, in realtà noi dovremmo votare il personaggio migliore, quello più caratterizzato, Esatto. quello più bello, quello più carismatico, quello più funzionale in tutta la storia. E Quindi Nobara non non è è paragonabile a tra questi. Toru. Non è tra questi. Quindi, vabbè. Sì, guerra dei poveri sta scommessa, no? Ma Porca infatti, miseria, allora, mo Toru ti veramente dirò. c'ha un'evoluzione. Ma è la stessa cosa dell'antagonista su. È successa la stessa cosa dell'antagonista su. Con Eren. Ha vinto il personaggio più famoso tra tutti, appartenente all'anime più famoso, piuttosto che il personaggio che se lo meritava di più. Come non se l'è meritato Shigaraki, qua non se l'è beccato Toru che se lo meritava. Quindi vabbè. E detto questo, ti dico subito che rimangono ben 2, 3, 4. Allora, rimangono 5 categorie. In tutte e cinque abbiamo Più o meno votato trovo cose uguale. Ah, no, diverse. 5, hai ragione. Allora Tutte e ti dico, sono 5. miglior ending, miglior opening, E ma personaggio miglior maschile, non l'abbiamo ancora visto. animazioni, miglior maschio. Sì, miglior maschio, what? Ah, miglior Sì. personaggio maschile, sì, e miglior anime. Quindi rimangono ben 5 cose e scopriremo se si ribalterà la cosa tra me e te oppure no. Quindi. Curioso, molto curioso di queste qua, eh. Va bene, Sarò di allora dura andiamo lezione. avanti. Miglior personaggio maschile. Qui ti Allora, dico chi che c'era? abbiamo votato. Allora, abbiamo votato Eren. io, Draken. No, 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 io, Draken e Ormai tu, io Mikey. Mai. E tu, Mikey. E Io qua è un però avevo 50 e anche detto, 50, qui eh. avevo Qua è un anche detto, qui 50 avevo anche detto, Draken è molto meglio, però Mike è più figo per le ragazze, e 50. Io, infatti, in quindi. questo caso ho votato Draken perché mi piaceva proprio molto di più rispetto a Però c'era pure Mikey. Bocci, tanta roba, C'è eh. pure Bocci, è vero. Scopriamolo. E un Sì. po' fai tu il Sì. countdown. 3, 2, 1. Cazzo, raga, mi sa che non riuscirò a recuperare. Ma io ti vorrei dire una cosa. Hai detto che avevano votato che c'erano tre episodi di Osama Ranking. Ma dove come fai a votare Bocci che aveva tre Ma perché puntate? effettivamente, cioè, quello è il problema, nel senso Cioè, vuol erano. dire che ha vinto Bocci perché hanno cambiato. Cioè, poiché i risultati Ma sai cosa? Cioè, comunque. qua non è tanto chi ha votato, qui sono i giudici che hanno scelto Boggi ed è strano perché i giudici l'hanno scelto in un momento in cui erano uscite 2/3 episodi. È Noi infatti l'abbiamo scelto dopo, quindi per noi ci sta. solo questa la cosa strana. Guarda, che abbia Però. vinto mi va pure bene, No, io sono assolutamente, felicissimo. però Molto meglio anche di Draken e strano, Mikey, ti dico strano. la Qui non ha verità. vinto la Perché popolarità, comunque. però capito, in base a cosa non vince la In popolarità? base a È cosa? troppo strano. Perché una Ogni tanto categoria vince, poco ogni tanto importante, no. capito? Perché non è protagonista. Ma anche qui, scusa, parliamone. Ma che cosa cambierebbe quasi tra miglior personaggio maschile e miglior protagonista? Se poi mi metti i protagonisti dentro. Cioè. Vabbè, ok, in Tokyo Cazzo, Revengers non mettimi ci sono personaggi secondari. protagonisti. Ma mettimi personaggi In secondari tutti gli altri, allora. dice, sì, Cioè, avrebbe non mi senso hai mettere messo personaggi Sengoku che è secondari. protagonista. Mi hai Ma messo infatti, Totoro guarda, che è protagonista. Bocci piuttosto. che è protagonista. Secondo me, piuttosto che fare miglior personaggio maschile, dovrebbero fare forse miglior personaggio secondario. Esatto, perché non è possibile. Sarebbe una nomination più Questo è un altro sensata. miglior protagonista. È un Questo altro miglior è protagonista. il miglior protagonista dei poveri, questo. Quindi, È sì. merda. Vabbè, diciamo Malissimo, ragazzi. che io mi avvicino all'oltretomba perché mancano solamente 4 categorie e devo recuperare 2 voti, quindi non penso di farcela, ma staremo a vedere, dai. Vediamo un po'. Prossima categoria. Abbiamo miglior ending e miglior opening subito dopo. Qua anche è tutto un po' casuale, ma penso che segua sempre il pattern dell'anime più popolare. Quindi Sì. miglior ending. Abbiamo L'abbiamo votato io votato. Attack on Titan. E io Shadowsaurus, Se non perché ero vince Attack stato on Titan, troppo giù. regà, me Buono, ne andiamo vado. per forza. Me ne vado. Me ne Shadowsaurus, vado. io ho votato quello Basta. perché porca Basta. puttana è la più Basta. bella, punto. Però è la più bella, ma è Allora. anche un anime per la gente del C'è cazzo, da quindi. dire che l'ending della prima parte di Attack on Titan è comunque bella. Quindi, anche se No, è Shadow House è molto bella. migliore, considerando che è molto bella l'ending di Attack on Titan, e Attack on Titan è un anime super popolare, se ha vinto. Io ho detto, raga, penso non guardo più Crunchyroll Awards perché sarebbe la scammata più grande della storia. Quindi. No, ma non so, tra l'altro, non so se tu hai visto qualche altro Forse c'era Anime anche Awards. Jujutsu Tu Kaisen. hai visto qualche altro Anime Awards? Sì, ai tempi dici, sì. No, no, ma dico, cioè, oltre a quelli di Crunchyroll, ne hai visto Ah, qualcun altro in no, questo non ho periodo? visti altri, non ho Sono visti tutti altri. molto più belli. Immaginavo, guarda, non penso ci voglia molto per fare una cosa migliore di Tranne questa. uno di una pagina Instagram che era una cacata, però. Ok. Miglior anime Tokyo Revengers. Vabbè, la faccio io, dai. La mia Vai. sconfitta o la mia possibile rimonta sono decretate dalla miglior ending, che vedremo in 3, 2, 1.
Demon Slayer è un grande anime. Demon Slayer, porca miseria. Demon Slayer, la ending che nessuno ha cagato, ricordiamo, perché in pochissimi hanno visto il Mugen Train Arc, ma in pochissimi proprio l'hanno visto questo Mugen Train Arc. Intanto Reanime è morto. Non mi esprimo. Faccio prima a non esprimermi. Non... Come ha fatto a non vincere Attack on Titan? Ma come ha fatto a non vincere Shadows House? Parliamone. Come ha fatto? No, qua proprio, ma pure Beastars. Vabbè, basta. Guarda, cioè, io andrei velocemente anche alle prossime, perché sono veramente amareggiato da tutto questo. Quindi... Miglior opening. Abbiamo Beastars contro Jujutsu Kaisen. Secondo me vince Demon Slayer, ti dirò. Io che ho messo? Secondo me vince Demon Slayer. Io ho messo Beastars e tu hai messo Jujutsu Kaisen. Però guarda, no. Demon Slayer secondo me se lo merita, perché ha vinto poche cose. No. Quindi se lo potrebbe meritare. Se lo potrebbe meritare. Vediamo, vediamo. Vai, 3, 2, 1. Attack on Titan. Attack on Titan. Vabbè, bisogna fare un po' e un po' tra Attack on Titan e Demon Slayer. A me piaceva tantissimo. Ma è molto bella, assolutamente, però... Sì. Vabbè, raga. Ciao ciao, io vi saluto perché ho perso la, come dire, ho perso la scommessa, rimangono solo due cose. In realtà dovrei vincerle entrambe, ma non credo che vincerò il miglior anime, sono sincero, quindi sì, purtroppo è andata così. Mai avrei animazioni. Allora, qua tra l'altro è 00. Miglior animazioni io Kobayashi e tu Jujutsu Kaisen. Ho vinto io, dai. Ma sì, guarda, vediamo in 3 2, 1. Dai, raga, basta, dai, ma che cos'è? È un meme, è un meme. Ma che, cioè, non è possibile. Non è possibile, raga. Basta, ma che, ma è proprio una merda, cioè, ma è una merda, ma è veramente uno schio, uno scempio. È veramente uno, ma quante cazzo di cose ha vinto? Ma quanto di cazzo di Shoku Tensei? Ma quante cazzo di cose ha vinto Demon Slayer? Ma qua stiamo proprio scherzando, ma che merda. Che merda. Ma hai visto la CGI in Demon Slayer? Ma hai visto la CGI in quello schifo di treno? No, aspetta, amore, parliamo un attimo. Io ho visto tanta video, ho fatto tanta video che faccio, dico sempre che Demon Slayer non ha delle bellissime animazioni. Ciò che è bello sono gli effetti speciali e la CG, quando la usano bene. Ma nel film è usata di merda e soprattutto il film è un film. Mugen Train Arc non è una serie, quindi vuol dire che hanno lavorato con un processo di produzione molto più lungo, hanno avuto molto più tempo per fare sto film. Non potevi paragonarlo a delle cazzo di serie animate. No, ma non c'è niente da dire, nel senso, qualunque cosa sarebbe stata, quasi qualunque cosa sarebbe stata meglio di Demon Slayer. No, qua. Tutto. Cioè, tutto, ma voglio parlare di Kobayashi, la qualità che ha avuto Kobayashi in tutta la stagione, in tutti e 12 gli episodi. Ma anche ma pure Vivi, ma pure Wonder Egg, non... Mushoku non ha vinto un cazzo! Mushoku non ha vinto niente, manco il miglior fantasy ha vinto. Vabbè, cioè, raga, nel senso, io guardate, non sono nemmeno troppo dispiaciuto di aver perso la scommessa, perché ritengo che questi Crunchyroll Awards siano la cosa più stupida che ho mai visto proprio. Cioè, questa edizione del 2022 è una pagliacciata. Quindi guarda, sono proprio contento, considera un regalo da parte mia sti 25 euro, ma proprio non sono minimamente dispiaciuto di aver perso, perché proprio come fai a ritenere valevoli questi cazzo di Crunchyroll Awards? Sono proprio delle cacate pazzesche. Quindi proprio, non so proprio chi l'ha fatti. Si sono messi in circolo, proprio in un circo si sono messi quelli di Crunchyroll a scegliere le cose. Hanno messo si sono messi a fare a freccette sui candidati per ogni cosa. Hanno detto, si sono messi una mano davanti, hanno sparato una freccetta, hanno visto, oh guarda è andato qua, scegliamo questo. Vabbè, non veramente, wow.
Vabbè, adesso appunto andiamo a vedere l'anime dell'anno, okay, che palesemente non sarà né Demon Slayer né Attack on Titan. Ma no, ti no, pare no, che vince? Che abbiamo votato noi. A quello sicuramente. Guarda, io metto già 0-0. Io metto già 0-0. Ma bravo, ripeto, qua partiamo, iniziamo con una piccolissima premessa e poi lo vediamo. Ma ti pare che avrà vinto di nuovo uno tra Demon Slayer e Attack on Titan, che si sono accaparrati il 90% delle categorie di questi Anime Awards? Però ragioniamo per coerenza. Se ha vinto migliore animazione Demon Slayer. Guarda, tra l'altro bellissimo, il pronostico era 40-41.000. Cioè, tra l'altro hai vinto tu nel pronostico. E pure da me ho vinto io nel pronostico, pure da me. Mi hanno perso un sacco di punti. Sì, sì, vabbè, nel senso. No, però, cioè, da notare come Demon Slayer, Attack on Titan, Demon Slayer, Jujutsu, cioè, proprio, cioè, sono tipo Demon Slayer e Attack on Titan si sono alternati in ogni categoria. Demon Slayer, Attack on Titan, Demon Slayer, Attack on Titan, Demon Slayer, Attack on Titan. E bello, vabbè. Vediamo l'anime dell'anno, lascio a te, il vincitore della scommessa, l'onore di ragazzi fare countdown. Ricordiamo che io ho votato Summer Ranking, lui ha votato The Taxi e vedremo questo risultato del miglior anime dell'anno, il vero vincitore che potrà ribaltare tutto il risultato. Chi ha vinto questo non valgono più tutti gli altri punti. Esatto, esatto. Anime dell'anno è... Olè! Complimenti ad Attack on Titan per aver vinto il miglior anime dell'anno. Come se non fossero bastate tutte le altre candidature. Allora, qui avrei dovuto votare Attack on Titan, perché all'inizio l'avevo votato, ma poi abbiamo fatto quella cosa tra noi due. Però non mi ricordo, l'avevamo votato entrambi Attack on Titan o tu avevi votato qualcos'altro all'inizio, quando no, pensavi... Io ho votato Ranking of Kings a prescindere. Esatto, tu avresti votato a prescindere Ranking of Kings. Diciamo che non sono troppo scontento di questa cosa, perché avrei perso uguale. Anche se io avessi scelto Attack on Titan fin dall'inizio, sarei andato a 3 punti, tu stai a 4. Però, hai azzeccato... Alla fine, tu... per cosa ho vinto? Tu hai vinto per i due Jujutsu Kaisen. Per i due Jujutsu Kaisen. Sì, esatto, esatto. È che erano pure voti a cui ho ripensato più volte, penso. No, però secondo me è da riflettere la cosa che io ho azzeccato 2 categorie su 19, tu ne hai azzeccate 4 su 19. Cioè, è da chiarire questa cosa, secondo me, per giusto rendersi... Bellissimo, sì, bellissimo. No, comunque, appunto, voglio fare una cosa, sempre, allora. I peggiori di sempre. Allora, Attack on Titan. Demon Slayer siamo... No, voglio vedere Attack on Titan e Demon Slayer quante cose hanno vinto insieme. Ma vogliamo il video. Ah, vabbè, il video sì, non sarà niente di che, ma è vero, vediamolo dal video, vediamolo. Dove sta? Crunchyroll Collection. YouTube? Sì, sì. Non è che è uscito pure in Italia? Vabbè, sì, tanto in Italia. Vabbè, poco cambia, dai. Allora, vediamo il video dei Crunchyroll, bellissimi Crunchyroll Awards 2022, che inizia in 3, 2, 1, via. Ah, iniziano con l'anime dell'anno? Ah, bella questa animazione. Bello, sì. E giustamente c'hanno i soldi, mo fanno i coglioni. Sì. Contate, regà, mi raccomando, Attack on Titan e Demon Slayer, Siamo a 1. Ah, fanno la stessa cosa ogni volta, capirai. Devo fare qualche animazione. Poi ci stiamo 2 ore. Attack on Titan. Poi chissà perché non hanno messo l'anime dell'anno alla fine. Cioè, che senso ha metterlo all'inizio? Quella best girl viene andata a fanculo, hai capito? Ah, ma mi sa che non ci stanno tutti. No, infatti. E sta già finendo il video. Non ha fatto di merda proprio. No, ma sì, cioè, capito, non hanno manco fatto un video per tutte le categorie. L'hanno fatto solo per tipo 5 categorie, perché... Boh, non lo so proprio, veramente. Mamma, che palle, così ripetitivo. Ma con quale coraggio un video del genere? Regà, veramente, io ve lo posso dire. Era a parte, pure il video è veramente una merda quest'anno i Crunchyroll Awards. Sono tipo fatti con... Non so con che budget l'hanno fatti, cioè... Non va a fare... Budget c'è, perché hanno fatto l'animazione. Sì, sì, però... Best fight scene. Poi così. Perché? Poi ma sai a cosa hanno messo queste cose? Cioè, capito? Ma sai a cosa hanno scelto solo queste 5 cose? Film. E mo' è finito. Finito con le migliori animazioni. Ma poi tra l'altro il video neanche si vede in qualità alta. A me ce l'ha tutto grattato. Sì, sì, pure a me. Anche se è in 1080 si vede pure male. Vabbè, raga, una cacata pazzesca, come direbbe qualcuno. Ma l'avete visto il video vecchio? Il video vecchio era molto più bello, quello dell'anno scorso.
Ma infatti, guarda qua, guarda il primo dei commenti. Questi hanno detto che sarebbero le principali categorie. Guarda, guarda, guarda. Demon Slayer non ha vinto le principali. No, no, ma guarda, guarda, il primo dei commenti. Il fatto che il treno Mugen, che è uscito nel 2020, è stato nominato come best film del 2021 e ha anche vinto, ti dice molto riguardo alla qualità dei Crunchyroll Awards di quest'anno. Cioè, raga, sì, il film di Demon Slayer che è uscito nel 2020 ha vinto nel 2021. Cioè, ma che ha vinto la nomination del 2021. I guanti poi Fritz Basket non ha vinto, no, ma sono stati ridicoli, veramente. Io non so con quale coraggio. Che schifo. Guarda, passami la wishlist, così almeno facciamo una cosa divertente in questa live, ovvero scegliere i manga da darti. Io avevo scelto pure roba carina, perché sinceramente pensavo di vincere. Che cosa avresti voluto? Ma Kaguya, ho messo Kaguya-sama, Mushoku Tensei e Darling in the Franxx. Avresti potuto scegliere tra queste serie qua. Ti avrei preso Darling in the Franxx soltanto per ridere. Ah, ok. Quindi, allora annunciamo i risultati della prediction. Da me sono stati puntati 50.000 punti, quindi mi spiace per chi ha vinto, per chi ha creduto in me, ma purtroppo posso dire di essere stato un po' scammato da questa edizione dei Crunchyroll Awards, perché mi ritengo un po' scammato, sinceramente. Però, vabbè, nessuno poteva prevederlo che sarebbe stata così casuale, così aleatoria proprio, però, vabbè. Allora. Quindi per i prossimi awards si chiameranno Crunchyroll AOT Awards. Se ci pensi sì, considerando che Attack on Titan è del 2022, regà, aspettatevi i prossimi... La parte 2 vince tutto. I prossimi anime awards, regà, ne vince 18 su 19, vince. Palese, ne vince 18 su 19. E la wishlist passamela su Discord. Sì, te l'ho passata. Ah, perfetto. Allora, così la faccio vedere. Allora, regà, consigliatemi voi cosa prendere a Arca. Un secondo. Fai notare che cosa ho messo. Sì, un secondo che... Ma che poi in realtà alcuni sono tutti vecchi che ho lì bloccati da... so quanto tempo. Fai notare quello Slam Dunk 2 che non esce mai. Allora, eccolo qua. Lo voglio dal 2001. Sì, un secondo che stavo... Aspetta. Allora, vediamo un po'. Ok. Vorrei solo che le persone non si arrabbiassero così tanto nei confronti di Crunch. Ragazzi, sì che ci incazziamo. Perché, ma perché non ha senso? Ma scusate, nel senso, cioè, allora, però questo non è divertente perché ci hanno preso in giro, ci hanno preso in giro. Esatto. Ma scusa, io non sto dicendo, secondo me, oggettivamente questi Crunchyroll Awards sono una merda. Non sto dicendo, mandando insulti a chi ha lavorato ai Crunchyroll Awards, non sto dicendo che chi l'ha fatti è un coglione, assolutamente no. Io sto dicendo che secondo me sono oggettivamente una merda e sono proprio totalmente legittimato a dirlo, perché le critiche, come dire, le devi fare in questi casi. Uno non è che può dire, vabbè dai, ma è sempre Crunchyroll, come dire, ci porta tanti anime, è un bel servizio. Sono argomentazioni che non stanno in piedi. Questi Crunchyroll Awards l'hanno fatti con il culo, secondo me, l'hanno proprio fatti con il culo, quindi è giusto criticarli quando meritano di essere criticati. Però per il resto non c'è altro da dire. Crunchyroll Awards sono stati brutti, ma io non ho niente contro Crunchyroll. Secondo me gli altri anni hanno fatto degli eventi bellissimi, delle live veramente live, fighe. Non c'è stata la fine la live, non c'è su Twitch. Non c'è stata la live. Sono stati eventi fighi, live figa, e soprattutto non erano così scandalosi. Cioè, se c'erano nomination scandalose erano su 2, 3, 4, 5 categorie, ma non erano su 10 categorie, 11 categorie. Cioè, qua abbiamo raggiunto veramente l'apoteosi proprio. Quindi vabbè, vediamo un po'. Allora, sto vedendo anche i commenti su Instagram che mo condivido. Sì, allora, dai, vedi un po'. Lui ha messo Blue Period. Regà, cosa gli compriamo ad Arca, dai? Blue Period. Cos'è questo? Kowloon Generic Romance. Kowloon, l'ho visto. Particolare. Che mi ispirava un botto, sembra molto particolare. È fatto dallo stesso autore di Come dopo la pioggia. L'hai visto per caso, l'anime? No. Ok, però lo conosci. No. After the Rain. After the Rain. Sì, yeah. Sì, lo conosco molto, Me ne hanno parlato benissimo. Ah, guarda, se vuoi ti compro la Death Note Only One Edition da 236 euro. Sì? Ci può stare, dai. Vai, One Piece Silver. Non c'è un cazzo, non è il mago disponibile. Ok. Allora, ti dirò, io forse personalmente ti comprerei la collection box di Bunny Girl Senpai, perché la volevo anche io. E secondo me è proprio un bel pezzo quello di Bunny Girl. Sì, è molto carino. In chat cosa mi dicono? È vero, lo scorso anno annunciavano anche nuovi anime durante la live. Cioè, la live non era un evento del cazzo in cui annunciavano solo i vincitori. Cioè, ma vi rendete conto, raga, la differenza tra lo scorso anno, una live fatta bene, con ospiti, persone insomma che del panorama anime mondiale, tutto quanto, con in più l'annuncio di nuovi anime, di news inerenti a nuovi anime Crunchyroll, interviste a registi, interviste a doppiatori degli anime stessi. Era proprio un evento fatto bene, e quest'anno abbiamo avuto questo, un video da 1:50 fatto col culo, in cui c'erano 5 anime su 19 categorie.
Dai, ragazzi, cioè, di che stiamo parlando? È palesemente stata una cagata questa edizione. Cioè, voglio non, un commento, smetterò mai che di devo dirlo. Scrivere sotto il post di Crunchyroll, datemi un'idea. Comunque, quindi non lo so, voi che mi dite, raga. Prendi Blue Period di Arca, ma di Ad Arca che a marzo ristampano Slam Dunk. Mi dicono che ristampano Slam Dunk a marzo. Perfetto, perfetto. Allora, facciamo un sondaggio in chat. Pure se, infatti la voglio comprare pure io, assolutamente. Allora, allora sondaggino. Me ne compro due, ci sta, una per me e una per te. Allora, sondaggio. Cosa compriamo ad Arca? Vediamo un po' cosa votano. Bunny Girl. Io gli comprerei la box. Bunny Girl box. Blue Period. Poi vabbè, mettiamo questo Kowloon, che non penso vincerà perché non lo conoscono in molti. Poi abbiamo Innocent. E per finire, mi sa basta. Vabbè, anche abbiamo Randaggi, ma no, no, non glielo... Cioè, preferisco decisamente la box di Bunny Girl. E in realtà basta. Quindi sì, queste quattro cose, vai. Decidete voi. Sì, dai, il cofanetto è caruccio, ve lo faccio vedere. È molto bello. Cioè, ripeto, lo volevo prendere anche io. Dovrebbe contenere i primi tre volumi? Quattro, mi pare, addirittura. Grazie, cavallo, per i 100 bit. Dove e... addirittura quattro. Ah, 4, sì, sì, sì. Ma no, che brutta l'immagine, però. Non me la... ah, eccolo, così si vede meglio. Dai, guardate che bello, raga. Lei manco mi ricordo come si chiama, ma mi piace come personaggio. Veramente bello. Mai. Con i 4 volumi... No, è l'altra, la Kawaii. La prima ragazza delle storie. Non mi ricordo. Però molto, molto figo. Sì, collection box. E tra l'altro ha i due volumi di due archi narrativi, perché il manga va ad archi narrativi, se non vado errato. Sì, sì, sì. Cioè, quindi i primi due archi narrativi che sono quello di Mai, Sakurajima, e quello della Kawaii. Infatti si chiama Petit Devil Kawaii. Questo qua, sì, sì, sì. Due Bunny Girl e due Devil Kawaii, sì. Allora, ha vinto il box. Quindi va bene, prenderemo il box. In realtà una marea di persone hanno votato Kowloon. Quindi no, probabilmente sarà una bello, serie lo bella. Comunque a prescindere. Sì, sì, sì. A posto, raga, allora dai, non vi faccio vedere la transazione, cioè vi faccio vedere la transazione avvenuta, perché non si sa mai che mi fa vedere cose che non vorrei. Vabbè, che si vedessero. Vabbè, poi ci faccio la storia io per dimostrarlo. Sì, no, no, ma se- no, no, ma tanto me lo faccio vedere, però non vorrei che mi facesse, che facesse vedere il metodo di pagamento, cose così. Ah, ovvio, ovvio. Regala questo articolo dalla lista desideri di Arcanthos, procedi all'ordine, 24,70 euro. Oh, cazzo, e non mi dà il tuo indirizzo, ogni volta è così. Lo devo scrivere io? Aspetta, perché... No, sai cosa? Devi mettere il tuo indirizzo nella, nella wishlist, mi sa. Perché questo qua è un problema che faceva anche a molte persone. Perché io, cioè io appena faccio aggiungi al carrello e procedo all'ordine, mi dice che lo posso spedire solamente a me. Perché è l'unico indirizzo che mi trova. Quindi ah, vabbè... Lo metti dalle impostazioni dell'account. Lo devi mettere nelle impostazioni l'indirizzo per, la, per i regali. Quindi, vabbè, dopo, vabbè, dopo la live lo facciamo, dai, dopo sì, la live sì, lo facciamo. Sì, sì, tanto, regà, non è, cioè, glieli do, vedrete, come dire, la storia di Arcanthos in cui gliel'ho regalato questo box. Che tra l'altro mi comprerò anche io, perché è molto bello. Ah, infatti è veramente figo. Vabbè, quindi, regà, purtroppo io direi che, nel senso, non ci sono molte altre robe da dire sui Crunchyroll Awards, se non che entrambi siamo rimasti abbastanza delusi da quelli di quest'anno. Spero che il prossimo anno li faranno meglio. E se ti dovessi chiedere una cosa, ma secondo te, perché l'hanno fatti così male quest'anno? L'unica cosa che mi viene da pensare è che c'entra di mezzo Sony. Cioè, secondo me, sono stati scombussolati un po' per il fatto che Sony ha acquisito Crunchyroll e quindi non sono riusciti a organizzarli al meglio. Perché letteralmente non mi vengono in mente altre cose. Guarda, vedo che anche il video appunto è peggiorato, quindi mi fa comprendere che ci sia qualche problema alla base. Poi non hanno fatto la live... Non lo so, però pure l'anno scorso, cioè l'hanno fatto nonostante ci fosse il Covid l'anno scorso. L'anno scorso hanno fatto un... Sì, sì, c'era il Covid, hanno fatto un'edizione apposita, totalmente virtuale, che era pure fatta bene, cioè comunque sono riusciti a farlo. Hanno quindi... avuto per forza dei problemi, non mi spiego quali, ma li hanno avuti. Ma poi la cosa strana è che non l'hanno annunciato. Cioè io, ripeto, non mi sono informato troppo, ma non ho letto da nessuna parte che non avrebbero fatto l'evento. Cioè, penso che l'avranno detto che non c'era nessun evento e che quest'anno sarebbe stato un annuncio sterile di questo tipo, proprio triste, in cui alle 18 ti colleghi, vedi i risultati, vaffanculo. Manco un video. Cioè, manco i video per le categorie come facevano gli altri anni. Niente, non abbiamo avuto niente quest'anno. Bah, particolare. Ridicolo, no, vabbè, io cioè capisco che abbiano vinto degli anime che poi sono belli, per carità. Alcune posizioni neanche sono malaccio, però comunque c'era sempre qualcosa di meglio. Forse due, cioè le,
No, neanche. Cioè, manco Evangelion ha vinto, veramente. Boh, non mi piacciono affatto, purtroppo. No, ma pure capito, cioè, Evangelion è stata proprio l'apoteosi. Cioè, Demon Slayer, proprio il fatto che ti fa capire che questi Anime Awards sono truccati è che Demon Slayer ha vinto come miglior film del 2021, essendo uscito nel 2020. Come fai a fare una cosa del genere? Un film che esce nel 2020 lo fai vincere nel 2021, considerando anche che ci sta Evangelion che lo supera di gran lunga. Cioè, proprio follia, proprio follia. E che niente, questo è quanto. Vabbè, Ark, allora, dai, se siamo fatti sta live, io penso che ci possiamo salutare, anche perché di questi Crunchyroll Awards non c'è molto altro da dire. L'anno prossimo, come dire, mi è anche leggermente passata la voglia di fare live di questo tipo, perché gli altri anni erano molto divertenti, non solo perché l'altro anno, non solo perché ho perso quest'anno, non me ne frega niente, ma ci sono anche perché altri di Anime Awards che possiamo valutare. Forse dovremmo valutarne altri, perché se anche il prossimo anno sarà così, senza nessun evento in questo modo qua, è troppo triste, raga. Cioè, sinceramente, è veramente triste. Anche se avessero scelto le cose giuste, non lo so, è comunque un tipo di evento che non mi ha suscitato nessuna emozione, nessuna cosa. Gli altri anni era molto più divertente, molto più intrattenente, cioè. Quindi, boh, speriamo che il prossimo anno ritorneranno alle origini e valuteremo. Nakatoro non ha vinto niente, è vero. Purtroppo. Vabbè, dai. Allora, Arca, ci si becca domenica con Attack on Titan a sto punto, yes. Almeno quelle live. Quelle live spero che non ce le scammi nessuno con, cioè, come dire, Attack on Titan non dovrebbe riservarci dispiaceri. E quindi niente, congratulazioni ancora per aver vinto, e in caso questo format, come dire, ti chiederò la rivincita l'anno prossimo per il prossimo Crunchyroll Anime Awards. Eh sì. Va bene. Dai. Bello, Arca. Ciao. E niente, raga, questo è quanto. Quindi penso che adesso staccherò la live. Vi ricordo che domani non ci sarà Persona 5 perché mi prendo un giorno di pausa. Non ce la sto facendo a fare live tutti i giorni. Quindi torneremo venerdì con Persona. E stasera non ci sarà live, perché in realtà vi dirò, io avevo in mente di farla alle 18, perché se ci fosse stato l'evento, questa live sarebbe dovuta durare quantomeno fino alle 8, perché di solito gli awards duravano un'ora e mezza, due ore. Quindi se iniziavano alle 2, alle 18, sarebbero durati fino alle 8, noi comunque ci fermavamo a parlare un po', diciamo che forse avremmo pure potuto sforare le 8 e andare alle 8 e 10, 8 e un quarto, 8 e 20, quindi per forza di cose non avevo intenzione di fare live. E alla fine siamo stati scammati per il fatto che non c'è stata la live, anche per il fatto che i risultati sono stati scandalosi, e non lo dico perché rosico, perché non me ne frega un cazzo, ma proprio perché oggettivamente sono state delle cose fuori dalla grazia divina. E quindi proprio peggio di così secondo me non si poteva fare. Se vuoi il 27 febbraio Anitrans credo che faccia la live per gli awards. Hanno molte più categorie. Allora guarda, mi informerò per Anitrans. E peccato, perché a saperlo a sto punto avrei fatto quelli piuttosto che questi qua di Crunchyroll. Ma va bene così. Quindi dai, raga, io penso che ci possiamo salutare. Ringrazio Cavallo Rumeno per i 100 bit, e per quanto riguarda le sub solamente Andrea Tala, grazie per il 18° mese. Noi ci becchiamo venerdì con Persona 5, sabato con Solo Leveling e da domenica le solite reaction. Quindi niente, questo è quanto, alla prossima, spero che almeno vi siate divertiti vedendoci sclerare, perché giusto quello si poteva fare in questa live, e noi ci becchiamo venerdì. Buonanotte, raga, belli. Sì, buonanotte. Buona serata, belli.